Buonasera! E voi che sfondo di stima avete? Allora, ragazzi, devo ammettervi che... anzi, dobbiamo ammettervi che abbiamo passato gran parte del pre-live questi leggeri minuti di ritardo per fare il... Qualcosa di... Assolutamente su Ghost. Utile. Ci siamo messi a rifare i nostri profili di Steam. Già... E ora ve lo farò vedere, allora, praticamente. Ah, il mio aspetta a farlo vedere che devo modificarlo, mi sa. Il mio poi. Ragazzi in chat, quanti anni avete? Tutti maggiorenni? Allora si può far vedere. Allora, vai, fai vedere. Questo è il mio... Se apro Steam così faccio danni? No. No, bene o male no. Il profilo lo possono vedere. Vabbè, tutti. Ma te che cazzo me ne faccio? Stupido Brian che hai 14 anni. Maledetto. Profilo. Questo, ragazzi, è il mio profilo. Che bello, Totta. Gruguzzi, wow. Ruguzzi, Grugruzzi, sono molto fiera del tacchino. E ora basta che vado tra i miei amici e dovrei trovare voi. Bertra, eccolo, eccolo. Lui è Bertra. Quanto è bello. Lui è Bertra, signori. Guarda, bella anche la descrizione, ti piace? Il mio com'è? Ora andiamo da Leo, i tre amici in comune, Leo. È molto carino, non mi aspettavo questo. Tranquillo, è cillissimo, eh? È cillissimo, vuoi mettere? Molto carino. Non ho mai fatto, bello, mai fatto niente, cioè... Ammazza, Leo, ti è piaciuto One Piece Odyssey? Quanto ci ho giocato? 9 ore. Una merda di gioco. Cioè, Among Us 76 ore. Sono ritornato. Ma in totale. Da 3 mesi. Grazie Peppino per il quinto mese. Una merda di gioco. Hai giocato a One Piece Odyssey tanto quanto a Devour comunque. Grazie quando Durex si ruppe per la sabbia. Sedicesimo meme, grazie mille. Spero stiate bene. Ho appena finito di vedere le due ore di Mario. Buonanotte, quindi adesso Pisolino. Posso darti un premio della comunità? Minore 3. Cos'è un premio della comunità? Non lo so. La comunità mi dava sempre un sacco di premi, tipo però quello dei 6 mesi, quello degli 8. Lo sai? No, non arrivano i soldi, vanno lì sul profilo, li voglio anch'io. Cos'è che? Lo faccio anche a te, Bertra. Io a me ha mandato Michelangelo. Sì, infatti, secondo me sei un po' Michelangelo. Vai, mandami Michelangelo tossico. Assegna premio. Ah no, ricevi 100 punti bonus. Beh sì, però intanto ne hai pagati 300. E vabbè, però lui ne riceve 100. E non ho capito. Niente, ce l'hai lì sul profilo, vedi? Premi del profilo. No. È stato un bel momento. I commenti dei miei amici. Dai sul mio, Bertra. Sì. Quello di Bertra è bellissimo, non offendete. Giullare, ti identifichi in un giullare, sì. Bertra? Però me l'hanno già dato, dammene uno nuovo. Te l'hanno già dato? Chi altro ti dà questi cosi, scusa? Non lo so, ne ho due, guarda, sono lì. Scienziato pazzo e giullare già dati, ok. Quindi che ti diamo? Utilissima. Utilissima. Anzi, lo devo avere, mi ricorda molto di più Bertra, sinceramente. Da pure un bonk. Tieni, lo devo avere con il bonk, è tuo. Grazie. Prego. Io non so che commenti io abbia nel profilo, però non... Oh, maialino! addio, maialino! Ok, mi sono un po' cacata. Io non andrei a vedere... Best youtuber in Italy! Wow, nel 2016! No, 2018 in realtà! Bei tempi, grazie Itsneko per il quarto mese! Report, l'approfittatore di giveaway è qui, cosa? Chi è che ti ha riportato per un giveaway, Bertra? Non lo so, probabilmente per quelli su Counter-Strike, che ai tempi partecipavo ai cosi di Counter-Strike, i giveaway dei siti di skin. Ah. Mazza, Bertra. Quanto ho giocato a CSGO? Il tuo gioco con più tempo è CSGO? Solo? Pensavo di più, oggettivamente. Seguito da Francis, e al terzo posto dei tuoi giochi più giocati c'è Among Us. Cioè, questo dice veramente molto di te. Comunque. Guarda il mio, che sono curioso. Dovrebbe essere Rust il mio, il primo. Aspetta, su Steam. Ma perché è su Steam? Intanto stavo vedendo, ma perché mi sono arrivate tutte queste mail? Steam, hai assegnato un premio a questo contenuto. Allora, Leonardo Bru... Bertra Gruppi, Illuminati Crew. Madonna. Tutti i giochi. Minchia, Leo.
Minchia. No, ho giocato un sacco a PUBG. Giga fallito con Crosshair X. Ma sai che non so perché... Ah, Crosshair X è per Rust. Sì, sì, adesso... lo so. Però adesso sì, sì. Cos'è Crosshair X? Hai un puntatore in mezzo allo schermo. Che su Rust di base non c'è. Aspetta, no, adesso c'è su Rust, ma fa cagare al cazzo. È da quando l'hanno messo... Sì, hanno messo uno che fa cagare al cazzo, quindi mi sono messo il mio con Crosshair X. Dopo un po' hanno proprio detto, mettetelo. Lo usano tutti, usatelo. E l'ho fatto, allora lo uso. Minchia, Rust con... 1600. Dai. Totta invece? Esce adesso, esce Fortnite su Steam. Non penso di avere molte ore, sinceramente. Primo posto, Bo 2, secondo posto. Secondo CSGO. Ma io te l'ho Totta, detto quando è che giochiamo a CS? Io te l'ho detto che ci giocavo. Cioè, allora, io lo so che quando dico ci gioco tanto e poi vedete 81 ore rispetto alle 1600 sono zero. Però nella mia vita 81 ore dedicate ad un singolo gioco sono tantissime. Come fai a vedere le ore giocate su Rust? Le giochi al giorno 86 ore con Wasted on LOL, però sono sbagliato perché ti va a vedere solo quelle ranked. Ah. E non c'è un track. Io ho anche vero. DayZ, Madonna, DayZ e Miscreated. Però vabbè, per il... è tutto buggato quello di LOL. Vabbè, per il gusto mio vedrò quanto su raga. Simulator 6 ore. Più a Fishing cosa che a Skyrim. Che a Phasmophobia. E vabbè, però Orca puttana. Cosa? Ho giocato più di quanto mi aspettasse a LOL. Come si può vedere? Ma sei su Wasted on LOL? Sì, solo su Ranked, eh. Se le Ranked... Però è sbagliato, sono molte di più. Ah, sono di più? Perché? Senti, a te fa vedere solo queste qua. In realtà sono molte di più, perché tipo non ti segna quelle prima del 2021, mi pare. Non ti segna Ranked. Season 11. Cioè, no, per dirti... Season a me 11 Wasted di LOL quando era, scusa. Aspetta. A me Wasted on LOL mi dà 1200 ore, per farti capire. Aspetta. Season 11 è la season del 2021? Sì, mi pare. Quindi mi stai dicendo che dalla season 11 ho giocato 1270 ore? Come me. Esattamente, io 1263. Madonna Bertra, fatti una cazzo di vita comunque. Com'è possibile? Sei veramente imbarazzante, zio. Com'è possibile? Alla season... cioè, io sentire che 11. Leo fa le sue ma ore non mi stupisce perché è parte del proprio del main character di Leo, cioè è parte della sua personalità giocare a LOL. Ma Bertra, tu che fai più ore di Leo su LOL. Sì, wow. Questo è veramente pesante. Secondo me è sbagliato. Vabbè, in ogni caso, oggi giochiamo ad Amogus. Ah, yes, è vero che dovevamo fare anche quello. Quindi, io devo essere accettata nel... 35 nel... Poi, non lo so se giochiamo ad Amogus, perché magari qualcuno qui sta ancora male e fa finta anni. Per poi andare in giro a discoteche, Totta? Diciamolo ieri cosa hai fatto, che hai fatto finta di star male e poi sei andata vero, in discoteca. Raga. È vero. Allora, io vorrei spostarmi di là, però sono traumatizzata da cosa potrebbero dire, perché non so se sono in live o meno. Sì, sono in live. Bertra, vai tu in avanti. Andate voi intanto. Ok. Vai tu, Bertra, e dacci il via libera, allora, ragazzi. Bertra, sei libero, saluta. Se non dobbiamo vedere, fai così. Cos'è che devo fare? Il simbolo quello dell'aiuto. Ok, sì. Ok. E l'aiuto se non dobbiamo venire. Salutaci invece con la manina se dobbiamo venire. Non trovo il... Vuoi il link? Grazie, Red. Grazie, Red Raxer. Che cazzo è? Comunque noi ci siamo... Vado. Ok, l'ho trovato. Arrivo. Grazie, Human. Link. Grazie, Nana. Grazie, Josbeth. Grazie, Peppino Fasulo. Grazie, Badile Decorato. Grazie, Martinez. Ok, ci sta salutando. Penso che possiamo andare. Ok, possiamo andare di là. Possiamo andare di là. Arriva il casino! Sì. E tra un po'. Buonasera. Okay. Ciao. Ciao. Chi è? Chi sei? Fatti riconoscere. Ciao, sono Totta. Ci prendi il ferro. Quanti siamo oggi? Mi sa che devi aumentare un po' il volume di meeting. Ah. Siamo almeno ciao, tre, Leo. Visto? Ciao, Dado. Perché tutti mi scrivono nella mia ultima foto? Sei Dado? Perché sei uguale. Meglio di altro. Perché hai preso Squiddy come soggetto, zio. Capito. Ah, non sapevo fosse... È tipo... Dado, ma non sei giallo. Allora, Dado, assolutamente cazzo, cambia subito colore, che sennò finisce a coltellate, bravo. Va bene. Mi metto giallo, dammi giallo. Nella chat admin c'è il codice della lobby.
Questo arriva, è quello che pensi tu. Avviando un po' di roba. In realtà. Okay. Per quanto mi riguarda, puoi anche far partire la live. Sì, metti la modalità streamer, così non c'entra la gente. Perché io sono Vinaccia. Ti aspetta che apro le live di tutti. Così. Che cazzo vuol dire Vinaccia? Che cos'è? Il colore, immagino. Inizio a registrare anch'io. Anch'io sto facendo partire la live. Dov'è il codice? È in sala. Audio. Porca. Alcuna mandata, ragazzi. Si sente, ma perché non mi si sente? Ti si sente? Ok, si sente. Ah, qui sì, ma in Audacity no, perché... Perché non hai messo il microfono. Perché hai messo il microfono. L'ho messo due volte il microfono. No, lo devi mettere bene. Devi mettere... così stavo più a destra. Devi mettere un po' più a destra. Ma servono tre impostori con così tanta gente. Ragazzi, vi dico solo che bisogna... Siamo in 11. Ve lo dico. Chi mi ha rubato il marrone? Totta! Tu sei marrone. Ora te lo ridò. Ora te lo ridò. Che cazzo sono in panico, ragazzi. Ridami il mio marrone. Comincio a registrare anch'io. Boom, Samu, i colori, cambiatevi. Sì, sto facendo che Samu cambi colore. Madonna, guarda. Okay, che colore metto? Che bello. Ultimi voi. Guarda. Non quello. Per le amichette ho avviato anch'io adesso la rec. Dei Dara, tu hai fatto il codice della shot. Bravo, Leo. Bravo lavoro. Hai avviato la rec rage. Sì, sì. Infatti, hai sentito questo rutto. Se ci parliamo sopra così, io vi taglio la testa oggi in live. Questo non si può dire. Dammi il marrone. Non mi trovate. Qualcuno... Chi ha il viola, raga? Axel. Ehi, Axel. Puoi Axel, viola? Cambia colore. Tanto non li vedi viola. Neanche. Sì, sì. Andiamo. Oh, mi stare già tutto allora, in cazzo, cominciamo benissimo. Axel, puoi dargli quel grigio scuro? Ok. Grazie. È il mio grigio preferito. Ma dai, Dara, trovi il codice per la lobby in chat admin. Qui scusate, che prendo? Il secondo, non mi fa entrare, non so perché. Private. Tutti uguali. Penso che è perché la chat. Metti free chat. Dov'è? È quando cerchi di entrare, ti chiedi il codice e sotto c'è free chat. Qui c'è free chat. Lì ho free chat. Guarda il server in basso a destra dal menu principale. Nord America. In NA. Gio, fai partire la stream, Gio. Sì, E fai una storia su Instagram. Ho 400-700 di ping. Potresti cambiarti il nome. Così, prima di entrare o dopo, non mi ricordo. Ma questa è la mia lobby, non è un bel segno. 2700, 2800. Vuoi toccare mio figlio? Anch'io sto pingando 2600. Sì, voglio toccare mio figlio. Perché c'è così tanto? Perché chi vuole toccare mio figlio? Io. Venite qui, guardate che. Berta, fai toccare anche te tuo figlio. Cambio nome, aspetta. Lo rendo più facile. Guarda, io veramente non ti. Adesso tocco il mio bambino. Ma pure smettere di toccare i vostri bambini. Non è un bel messaggio. Ci siamo? No, manca Dedo. Allora, ma io mi sento... Devo ancora tirare sulla zip. Scusa. Io mi sento solo di dire che faccio schifo ad Among Us, quindi mi sgamerete istantaneamente quando guarda, sarà... Guarda, anch'io, a quanto pare. Fai una cosa, quando c'è l'impostore... C'è Axel, tanto. L'impostore. Io non c'entro niente. Oh, l'ultima volta cominciamo a fare le clip di quando gioco, perché sennò vengo accusato. È assurdo. No, ma di cosa? Devi registrarti la faccia, Axel. Vedi dove guardano i tuoi occhi se guardano in altri screen. No, Axel deve scaricare i programmi che danno nelle scuole per non far copiare in smart. Porca puttana, che se, esci dall'app ti si spegne il computer. Vero. Guarda che facciamo fare come Power. Li facciamo fare come Power e registri dietro lo schermo con te che si vede che non guardi in giro. Così non ci guarda che l'ultima live ho cominciato a clippare tutte le volte ho fatto delle accuse. Perché sennò raghi, avete fatto tutti quanti partire Audacity con l'audio? Sì. Ma per forza. Ci siamo tutti? Sì, signor capitano. Aspetta, Deidara dove sta? Ci sono. È Deido. Cioè, Deido. Ah, no, oddio, okay. Abbiamo Dado e Deido. Deido, bellissimo. Grande bro, facciamo i numeri con Audacity best in call'audio, non te ne frega un cazzo. No, non serve, c'è OBS. Sette, cominciamo. Ho messo tre impostori. Ragazzi. E un Morphling. Non nessuno di questi. Ciao. Mutatevi se avete un tasto. Allora ci mutiamo tutti. Se muori, puoi stare smutato dopo. Perché quelli morti possono parlare tra di loro. 50 euro. Cosa si fa in questi casi? Io non so cosa si fa in questi casi. Io sono una pessima persona. Salve, Leo. Vento.
Tuk. Vent. Tuk. Non so cosa sto facendo della mia esistenza. Porca troia. Grazie mille, kill, comunque sono un po' mi mancava. Ma siamo in 12 rage. C'è stato un genocidio. Raga, ho trovato questi due cadaveri in Electric mentre ero impaurito per la mia incolumità. L'unica persona che ho visto è Rage e lui mi sembra buono, era dall'altra parte. Li ho trovati in Electric, ho fatto gli asteroidi a destra e c'era Rage con me. Chi è che sta Rages parlando? Oh, mio, avrò Dado, è rosa. Okay, quando è che hai fatto gli asteroidi, scusa? Stavano due sopra a destra e ho fatto quello in fondo a destra, al lato a destra. Ti sei fatto un asteroide? No, un asteroide, ho fatto la nave spaziale e... Io ero alle telecamere e ho effettivamente visto Dado uscire da navigation. Dividerò di più, ho fatto il pathing dell'assassino all'inizio, ossia andare subito sotto elettrica, dalle parti elettriche, e lì c'erano Leo e Axel. Ah, io posso dirti qual è stato il mio tragitto. Io ho risolto però le luci e poi sono saltate le luci con loro dentro e chissà cosa è successo. No, falso, non sono le luci si sono risolte subito. Sì, sì, l'ho fatto sì, io. Beh, allora io li ho lasciati dentro, sono saltate le luci. C'era qualcun altro che ha risolto le luci oltre Leo? No. E Leo non c'era nessuno con te? Io comunque Axel nella parte sopra no. Io ho beccato esatto. Axel quando sono scesa in storage, se non sbaglio. Infatti io non sono andato a elettrica spawn. Io ho fare fatto una domanda da Idol Volo, scusa. Sì. Chi hai trovato e dove? I due cadaveri in Electric. Ma sono tre. I cadaveri sono tre però. Ah, io ne ho trovati solo due. Destro. Non mi ricordo di i colori. Che colore? No, erano Dado sicuramente e un altro, non mi ricordo molto probabilmente Attilio. Raga, perché aspetta, era Dado e Leo che erano con me in elettrica, non Dado e Axel e Leo. No, io ho fatto storage e ho andato a comunicare con Leo Sus. Leo, io te lo dico, c'è nel tra. Ero fatto le luci e sì, giro. No, hablo de idioma, amigo. Ragazzi, è 50-50, cioè adesso se fanno 3 kill hanno vinto, ve lo dico. Ma come 3 kill? Allora, credo. Ne hanno appena fatte 3, siamo in 9, eh. In 6 si perde. Ah beh, sì, perché in 6 si perde. Mi sa che forse 3 assassini sono troppi, allora. Allora. Okay. Quindi Totta mi ha stabbato dei Dara davanti e presumo che dovesse fare la doppia con cazzo c'era Leo. C'ero io però no, io c'era Axel era Axel Totta io ho spammato magari il Morphling sapendo no, il Morphling che Totta no, perché ha detto che non sa giocare inizio partita non c'è manco il coso. Non c'è pure culo di chiudere la porta e fa le comunicazioni. Totta mi ha stabbato che cazzo era Cocco? No, era Dado. E Axel ha missato la doppia perché stavo spammando il tasto del report. No, stavo spammando pure il tasto del report. Infatti limpido, sono sorpreso di vedere che l'abbia preso tu. Totta, Leo, Axel. No, io sono abbastanza innocente se posso dichiarare la mia. Carlotta si difende. Carlotta non si difende. Allora, posso dire che Fishing Simulator è uno dei miei giochi preferiti. Ah, sì, vero. E sai qual è il pesce più difficile da prendere su Fishing Simulator? Axel? L'orca. Perché io? Perché sono finito in mezzo? Come fai a conoscere Fishing Simulator? Non lo so. Ma volevo fare la battuta sul pesce siluro. Solo quindi quale voto? Axel o Totta prima? Ma io sono innocente. Comunque non è vero. Se l'hai vista stabbare, Totta. Chi è che mi ha detto che sono stata io? Tutti. Io. Neanche se l'ascoltare. No, raga, è stato Camper. È lui. Noi condividiamo, 50, ma lei è davanti alla corte d'assise. Comunque, Camper, ricorda, io la double kill non la misso. Io se ti vedo ti ammazzo. E va bene, non ho smirato, ovviamente. È vabbè, quello che direbbe uno che ha appena missato la double. Totta, vota qualcuno. Ah. Sì. Ah, vota. Scusate ragazzi, è una femmina non è abituata a votare. Eccoci. Capisco. Capers, se sono innocente a fine questa partita 50 euro. Sì, io tiro già l'emergenza per buttarti fuori e chiudere questa
Allora, oltre il fatto che sono stata malamente snicciata in questo momento della mia esistenza, sono stata snicciata di una cattiveria imbarazzante, però mi senti dire che la mia tattica finale è dire: ah sì, vabbè, allora sei stato tu camper, secondo me lo mette nel podio che nessuno lo incolperà mai, quindi almeno vincere. Però lo stesso è stata un'infamata. E lei o l'altro? L'altro boh. Salve. Camper? Ok, bella raga, mi ha ucciso grande Camper difesa, ed è riuscito a trovare tutti. Complimenti. Ma dottor, eh? Sei fatto? Grande sei difesa. Grazie Camper, raga. Camper non ha scherzato, non gli ha detto nulla. Eh? Camper è l'assassino, non gli ha detto nulla. Non ho capito. Sembri più sospetta tu che Camper quando Camper è l'assassino. Cioè, Camper è l'assassino e ti ha usato come capro espiatorio per vincere la partita? Ma adesso ragazzi si rifà tutti i secchi, infatti. Per forza, c'ha l'alibi di aver buttato via Totta che era il killer. Che vuole fare? Rasciate le tasche, figa. È uno Lo sto rasciando pure da morto, zitta. Corri, cazzo, Dado, mi corri. Mi hanno stabbato. E appunto, flutto allora. Totta è arrivato lì, mi ha tirato una coltella dalla schiena. Porco, cioè, veramente, erano da anni che non prendevo coltella dalla schiena su sto gioco. Ma che vuoi da me, tempo. Tu devi sapere una cosa, Totta, io morivo sempre quando ogni volta che giocavamo ad Among Us. Spawn e Bertra morti. Prima di perdere, buttiamo fuori Axel, cortesemente. Purtroppo noterai che buttandomi fuori la tua partita probabilmente finirà automaticamente, però se sei così convinto della tua ideologia non posso che dirti di seguire. Qualcuno ha delle altre... Dove erano? Cioè io ho trovato il cadavere di... Dov'eri? Come cazzo si chiama? Dimmi dove Spawn, tu hai riportato il cadavere di Spawn in admin, davanti ai pallini di admin. Ok. Bertra, io l'ho visto a destra, guarda caso l'ultima volta, con Axel... No, e io sono dell'idea che prima Axel ha failato la doppia. Ascolta, sono straconvinto. Fammi difendere. Leo era a telecamere. Sì, ok, io non sono mai stato a destra. Leo può confermarlo, ma avrà visto sicuramente la telecamere sulla sinistra a fare engine. Perché ciò che ho fatto, quindi. Ok, il punto è che è doppia. Ma sì, sono due assassini, cioè sono ancora due. Adesso Axel era sulla sinistra. Non sono mai stato a destra. Ce n'è ancora, solamente uno, secondo me. Quanti abbiamo preso l'assassino prima era Totta. Ce ne sono ancora due o uno? Due, se sei messi tre sono due. Sì, makes sense. Sì. Comunque io per me uno è Axel. Io a destra però non ci sono mai stato, quindi in caso è un Morphling. Tanto meno ed ero a sinistra a fare storage, le porte di storage tra l'altro a sinistra. Io l'ultimo engine, scusate. Era Samu. Scusate, di engine, si sono chiuse e appena si sono riaperte ho visto Leo si zona telecamere giù di lì e poi ho visto Samu che è venuto da sotto e non ho fatto in tempo ad arrivare elettrica, quindi forse una kill in elettrica. No, allora io in elettrica sono appena uscito io, tranquillo, non c'era esatto, niente. Io ho incrociato Leo al Lower Engine, ma ho visto solo lui. Io Leo non l'ho mai visto stare al Lower Engine, però l'ultima volta che tra il corridoio tra elettrica e Lower Engine. Per quanto mi riguardo ci potevi essere arrivato da sopra tu. Però da sotto sono arrivato da sotto. La mia unica call è che Axel abbia missato la doppia e abbia steso Bertra adesso perché è l'ultimo che ho visto. Mi dispiace deluderti, ma io non misso. Idz, win. Madonna, Andrea, che giocata. Dio sacrificio su ma Totta. Ma non l'ho seguito nella doppia, Totta. Ma ti dico che non so giocare. Già ne ho capita una di doppia con Leo. Mo due ne avevo capito. Killo. Killo io. Totta non mi segue. Axel non si accorge di nulla. E panico, devo autoreportare perché Cristo Dio è... Io neanche Camper mi sono ha fatto difesa. Una mossa scacchistica, il sacrificio di donna. Sacrificio di donna. Imbarazzante che... tutta la partita. Raga, io calcola che mi sono difesa successo. Perché ero così spiazzata da quello che era successo che ero tipo oddio che devo fare. Vabbè. Ma... Sì, comunque con tre impostori era stata buttata fuori per inadempienza al ruolo. Esatto. Intanto io una doppia l'avevo già fatta, comunque era un prima. Io ho fatto una kill per i cazzi miei, cioè nel senso. Calcola perché quando è successa quella roba lì ho detto merda mi sembra Camper e qua Leo scusa ma tu hai fatto una kill prima in round di prima no, perché ero con Rage e bastava una avevamo vinto se facevi una kill sola avevamo vinto e ne ho fatte due se non riportavi il come due ma che timer c'è Totta rientra comunque ah, sì, allora, esatto, timer raga con tre kill è troppo basso mi sa comunque sono ragazzi io inizio partita sì io metto impostori due dai ragazzi hai visto partita ero un po' distratto ho visto Totta come assassino e poi non ho visto se era arancio o rosso fatto madonna arancio c'è il video fatto ho visto Andrea e faccio fuck madonna arancio il video non sarà più mio no, madonna arancio
Ah, comunque, hai usato tutto il mio tempo, che ci ho creduto. Merda. Che sfiga, ho detto mi, tre riprendo la visuale, Andrea. Impostore, primo round, impostore. Leo l'impostore. Io? Sì. Sì, ma te lo dico perché posso. Adesso arrivo, Coco, adesso t'ammazzo. Adesso poi arrivo, guarda, guarda, guarda. Poi. Sono felice, sono così felice di non essere impostore che voi non avete idea, ragazzi. Mi mette un'ansia psicologica questo gioco. Che vi giuro, ragazzi, poche cose al mondo mi fanno poche cose al mondo, ragazzi, mi fanno soffrire in codesta maniera. Allora, devo andare in storage, io continuo a non sapere dove stanno le cose. In questo gioco è uscito 45.000 anni fa, io ancora non so come cazzo si gioca a sta cosa. È veramente imbarazzante nella mia esistenza. Fammi andare da Perenjoin. Qua palese qualcuno gli ha stirato. O se no gli stiro io ora. Ah, non gli ha stirato nessuno. Qua. I'm emotioned. Allora. A Perenjoin. A Perenjoin. Oh no. Vediamo se... Oh. Report. Admin. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buon Giorgio. Il grande corpicino sospetto di spawn in security. Security. Posso farti una domanda? Le camere è dato. Assolutamente sì. È morto uno dei due soci. Prendi più soldi se lui non c'è. Sei sicura di voler trovare il colpevole? Scusa, Totta, no, dov'è che eri? Okay. È in security. È dato. Raghi, io ho visto una Totta verso tipo intorno a Shield, tipo. Oh no, raga, non ero io, non mi date di nuovo la colpa perché già mi avete inculato, raga, una volta, due volte, ah, boh, no, raga. Io dico il giro che ho fatto, se volete. No, ero in cafetteria, sono ricordiamoci che c'è il Morphling. Io ho appena detto sette volte, è dato. Punto. Io ho visto, Dado salire da sotto. Perché? Io ero ai pallini. C'erano due in telecamere. Uno si teletrasporta in med. Corro su, l'unico che c'era sopra era Dado. Punto. E se fosse l'ingegnere, e poi mi ha trovato sopra? E mi ha chiuso la porta mentre stavo scendendo per andare a riportare il cadavere in security, perché erano certo, siccome. Ma se fosse ingegnere, fosse stato un caso? Sì, è il caso in cui erano tutti a destra. Palese Axel l'altro destra, coso, ragazzi, comunque. Sì, pure prima ero il killer, infatti, bastardi. Allora fai due ragionamenti. Che cazzo vuoi, Camper, Axel? Che io sono morta pur di difenderti praticamente nella scorsa giorno. Ma tu non ti sei difesa, è stato diverso. Hai lasciato che le cose accadessero. Vero. Sono vero. Stata spiazzata, che l'hai fatti devo vincere. Dire. Qualcuno ha visto Dado a destra all'inizio? Io ho visto Dado a destra alla fine, poco prima che avete chiamato il cadavere. Esatto. E ho incrociato Dado, mi sembra, Dado. E una Totta, credo. Sono inutili le tue. Potrebbe essere la Totta per movente io economica. Totta non l'ho vista. Totta io adesso ho appena vista Communication. Non l'ho mai vista, raga. Però si è visto. Quindi Dado security è su, aspetta, me. Security è tutto a? Telecamere. A telecamere, ok. Allora c'era Morphling. Dado non è l'ingegnere, ma non l'ha detto. O forse se me ne sono stato in silenzio c'è un motivo, però va bene, Cocco, cioè, senso. No, si vota il Jace Main. Sì. O sei l'imbostore e nessuno l'ha votato. Vabbè, ragazzi, GG. O forse l'hanno votato in due perché vogliono schiantarlo fuori, esatto, perché tu sei un genio. Perché sono tutti a destra, sono in abbiamo due abbiamo un sacco di tempo e persone vive. Elaboriamo. Axel è l'altro imbostore, madre. Allora, io ho questo mezzo sospettino su Axelo, devo ammetterlo. Ecco, dice qua. Axelo. Io te spizzo, Axelo. Te sta spizza, Axelo. Axelo te sta spizza. Guardalo. Guardalo, Axelo. Ma che me va chi là? Axelo, ma io te vedo, eh. Ma io te vedo, Axelo. Ma che pensi che vuoi fotte me? Io Axelo lo notavo. L'ho notato, ragazzi. L'ho notato l'Axelone. Allora fammi andare qua giù a fare lo scan. Allora, ora devo andare. Oh, hanno sabotato comms. E io scendo. No. Ok, buonasera. Godo, nel dubbio godo. Domanda. Che è successo? Dado, dov'eri? Io ero a destra, mi ha visto Samu. Sì. C'è qualcuno che può dire per Dado che era a destra? No, Leo, io ti posso confermare che anch'io l'ho visto. Io ho fatto tutto il giro a destra. Ah, io ho fatto tutto il giro a destra, ma davanti l'ho visto. A Cocco. Però non so se è il Morphling o effettivamente Dado. Allora, io ho visto solo Camper che stava lì a guardare gli schermi. E poi ho visto l'ultima Ballini. Versione passata è stato Samu. Sì, lì. Io ho visto Dado salire per Shield e subito dietro Dado.
E io poi sono andato in storage a fare le mie cose. Esatto, io mi sono fatto tutto il giro di destra. Però io, per esempio, Dado era appena, appena morto secco, proprio davanti a Electrical. Gli ha tirato una coltellata fortissima. Sì, ma scusa, Leo, non sono mai stato Electrical. Ma non potevi seguirlo il Morphling e vedere che si trasformava? Vero. Effettivamente è una buona cosa. Non gioco da troppo tempo. Grande, okay, Leo, sei indagato subito. Da una settimana. Due persone che stavano a destra. Tra l'altro, Dado hai fatto anche un doppio passo particolare. Tu mi hai visto anche dalle telecamere. Cioè, io mi sono fatto tutta la parte di destra fino a sinistra. Sopra. Ma dove è stato trovato il cadaverino? Davanti a Elettrica. Scusa, ma sbaglio, ci sono una sbrega di task? No, sono le classiche 1, 2, 5. Porca puttana, sembrano una svalangata, vabbè. Perché so, stiamo a beh, sicuramente un'osservazione molto utile alla causa dei tiri umani. Giusto, era per farti pensare che sono i finiti. Axel sta cercando di sviare. Esatto. No, regà, quante task ci sono da fare. Che lavorone da crewmate. È andata. Ma chi state votando esattamente? Giusto per avere un indirizzamento, perché... Ma chi vuoi votare, figa? Leo ha beccato il Morphling, gli ha stabbato davanti uno. Io terrei d'occhio Sam, comunque. Vabbè, adesso stai calmo, che io sono alzatore di mani, è professionista. Ma chi è che continua a votare calmo? Ma lo fanno. Sono tre o sono due gli impostori? Due, ok. Due, ho messo due. Quegli impostori. Ragazzi, è troppo Axel, voi non mi potete dire che non è Axel, porca puttanella. Coms. Non serve, che andiamo tutti in coms comunque. Vabbè, stiamo andando tutti in coms. Allora, minchia, c'è un botto di robe da fare in Electrical, ma ho il trauma, raga. Ovviamente. Allora, in basso a destra ho Attile, così giusto per... cerchiamo di ricordarci più o meno dove stanno le persone. Attile non ci sta più. Io devo fare un botto di cose in Electrical, raga, mi seccano. Non c'è un universo... Oddio, eccolo qua. Non ci prova Axel, te prego. Non ci prova, dai, Axelo. Fammi sto favore. Axel non mi ha ucciso. Avrebbe potuto farlo, però. Eccolo, ancora lì. Questo sussus amogus di Axel. Io te giuro. Questo sussus amogus. Axelo. Ma? Va bene. Allora, vi devo dire, questa era... Leo, non mi fa male, Leo, eh. Oh, Leo! Salve. Ragazzi, hola. Ho dove? Visto il nero botolare. Dove no! Sono state le gambe. Ho visto il nero, okay, botolare. Bravo. 100%. Perché io sono stato... Sono perché stato attaccato a tutti quanti, sì, il più, sì, possibile, sì, per dimostrare la mia innocenza dopo il round precedente in cui sono stato ingiustamente accusato, sì, da una sanguisuga praticamente dietro. Sì, sì, è stato, sì, dietro è di stato me, lui. Dietro Attilio, sì. Ha già visto in un rumore, è stato nero. Penso che sia l'ingegnere. Sì, sì, Dado, potevi anche morire, no? Giusto? Tipo, e poi guarda, è difficile che Dado potesse morire perché ha attaccato a me, ha attaccato a Tiglio tutto il tempo. Ho fatto il fake, stavo a telecamera insieme ad altre persone. Ho fatto finta di uscire. E quando sono rientrato, nero non c'era più. E ho visto la botola chiudersi. Quindi certo, è lui. Perché sono l'ingegnere. Cazzo, il cazzo. Ragazzi, uno è Dado. Che sei? Stavi sulle telecamere, eri una free killer. Eravamo solo io e te. Poi mi sono e se ci fossero stati due. Esiste anche il cooldown. Magari eravamo tre. Era il telecamere fisso da prima. Mi hanno visto 18. Cioè, è passato Attilio. Sì, Dado, eravamo tre. Andare da un'altra parte, passando Axel. Ragazzi, qualcuno era con Axel poco tempo fa? No, però io ho visto morire Samu quando si sono spente le luci. Perché il cadavere è fresco. Io ero con Axel in Electrica. Prima. Camper e Axel e Leo eravamo tutti in zona sinistra ed è morto. Posso... Allora, chi ho visto in Electrical dalle botole, quindi, ho visto Leo, Totta, sicuri, Axel era insieme c'era a Totta, c'era all'inizio, c'era Axel, poi c'era Axel se n'è andato ed c'era è anche Leo. Camper e io e Leo eravamo davanti alla porta. Tamu forse. No, no, c'erano no, ero io e Leo, Leo davanti alla Attire, porta. Sì. Sì, l'unico che era fuori mentre Samu moriva era Dado. In realtà io ero
Ho lasciato il signor Samu che stava facendo la task, quella, sai, quella appena entri. Nell'esatto stesso in cui si sono spente le luci, io sono salito sopra. E quindi non ti so dire. Che ne fa sta partita, cazzo? È brutta. Votate dado, grazie. Allora, all by myself, don't wanna be. Ora si inizia con la streak 24 mesi, let's go. Regge è venuto qua sotto, vediamo se c'è qualche... Oh mamma, mi sono cacata. Ora. Allora. Allora, io Leo l'ultima volta l'ho visto con camper sopra me. Sì, con camper sopra me. Dove sono stati trovati i cadaveri, scusa? Camper è andato a destra e Leo. E io non ho più visto nessuno. Io ho trovato Attilio ad admin. Ma io Leo mi sa che l'ho lasciato con nato a sinistra, che c'eravate te, Totta, sì, e sì, sì. Rage. Basta, forse anche a sinistra. Io dov'è che l'hai trovato il cadavere? Aspetta. Admin. Ad admin penso di aver incrociato forse giusto Deido. Sì. All'inizio. Aspettate un attimo, ma quindi al momento nessun, cioè a livello statistico è stato ucciso almeno uno degli impostori? O abbiamo beccato un voto a caso? No, non abbiamo cacciato fuori nessuno. Quindi no, ci sono due assassini con tanto di morfling. Allora, secondo me sono Dado e Camper. Allora, Rages sembra onesto, era in Electrical. Okay. Io sono sceso da admin, che era ancora vivo il verde, e da sotto, da dove sta la benzina, ho visto salire Dado. Quindi se mi dite che lì è morto qualcuno... Sì. Esatto, se mi dite che lì è morto qualcuno, è a rischio Dado. Rages non mi sembra affatto. Zio, io sono subito salito in caffetteria, subito dopo. Io ho incrociato te, ma non so tu che strada hai fatto. Dopo io la caffetteria? No, mi ha visto Rage dopo che ho incrociato te. Ho visto in Electrical. Ah, ok, non è tornato indietro? Che hai votato, Deido? Scusa, io ho votato Dado perché dobbiamo votare qualcuno. Va e bene. Mi sembra l'opzione più sicura. Io sono 50 e 50 su Dado e Camper, quindi voto Dado. Io, Rage. Ragazzi, non so. Penso, non so, potrebbe essere di Dara, però non so. Rage? Non so, potrebbero essere uno dei due. Molto probabile. Vediamo di installare. Voto di Dara giusto perché vado. Vado però secondo Dado. Me sono molto indeciso, però boh, ragazzi, GG, nel senso, enjoy. Rage, tu che hai votato? Dado. Allora l'altro è Camper. Due impostori hanno votato Dado, secondo me è andata, ragazzi, è andato. Vabbè. Vabbè, non devo urlare. Che dite? Devo fare l'emergency meeting, raga? Lo sapevo! Sono stata stupida, devo fare l'emergency meeting subito. Subito lo devo fare, cazzo! Vabbè, l'avevo chiamata. Codo! Sono dovuto scappare appena ho visto un altro Deido. Perché cazzo. C'erano due Deido? Come funziona? Sono scappato. Perché qua... ci sono due Deido? Ma tanto non potevo far niente, Rage, ero in cooldown. Però sono scappato comunque per la... Ma io volevo beccarne solo una, vabbè. Wait, ti puoi trasformare in me?
sono se poi ti spieghiamo le regole. Cazzo, ma quindi tu eri veramente un ingegnere? Io pensavo mi stessi trollando. No, tipo che ero il ballerino. Okay, no, è stato divertente che io mi sono trasformato in rage e ho ucciso le persone da rage. E nessuno ha detto niente. Io sono morto da rage, ho fatto no rage bastardo, ma ho ucciso bastardo. Guarda, guarda adesso come chi sta stando dando palese. Ah, l'ho trollata male. Camper, ma quando mi hai ammazzato? Com'è? Perché tipo ho visto attraverso un muro trasformarti. Ah sì? Io volevo andare al bottone e ti ho ritrovato davanti. Ah no, aspetta, no, io il primo che ho ucciso è stato Bertra, che mi è entrato mentre mi trasformavo in Coms e ho detto oh cazzo. Vieni qua, Bertra. Io lo sapevo che l'avevi fatto fuori tu, Cristo. T'ho votato al round 1, volevo chiamare l'emergency. Però vabbè, abbiamo trollato tantissimo Dado con le votazioni. Sì, sì. Dovevamo accusare molto di più dei Dara e avremmo vinto Easy. Mi dispiace, Rage, per aver dubitato della tua, del tuo titolo di da ingegnere. Non era close, ma abbiamo trollato con le votazioni. Abbiamo trollato. Ma anche adesso io adesso ho panicato, ho trollato tutto. Sì, ma Dado poteva uscire al primo round. Ma allora, sì, bisogna ascoltare, però siamo in 12. Se Cocco vi dice che Dado è cattivo e Cocco muore, probabilmente Cocco sapeva qualcosa che non è riuscito a dire. Non l'ho ammazzato manco io, questa è la parte più divertente. Sei, io Cocco Dado era cattivo perché era palese. Perché era vivo, è per perché 8 da un lato e lui dall'altro col cadavere. Aspetta un attimo, Deido, allora ci sono anche i ruoli in questa modalità, ok? Uno dei due assassini può trasformarsi per un tempo limitato, tipo 15 secondi, in un'altra persona. E poi si detrasforma. E questo è il morphling, il fatto che Andrea prima cambiasse continuamente sembianze. È uno solo però, il morphling, ce n'è uno solo. Un crewmate è un ingegnere che ogni tanto può prendere le botole. Quello che fa il tubista, sì. Poi c'è un angelo, no, uno scienziato, due scienziati che sono facendo le task, caricano l'energia del tablet e vedono i vitali della gente, se sono morti o meno. E basta. Poi l'angelo custode, se sei il primo a morire, puoi mettere uno scudino a quanto pare di durata molto breve, visto che io ho scudato sia Axel che Totta, ma sono morti lo stesso. E vabbè. Ho capito, ok, ho avuto il ruolo neutro fino ad ora. Ok, vabbè, meno male. Io sapevo troppo che sarei morta, cioè l'ho proprio affrontato. Ero lì inizialmente che volevo premere l'emergency meeting. Le persone sbagliate. Non erano date. No, erano giuste, però erano cattive. Totta ha affrontato tutte le 5 fasi del lutto assieme. Sì. Il botto. Oh, è Totta. Ti prego Dio. No! Basta! Non lo so essere! Non voglio! Non voglio! Non voglio fare questa cosa! Non me la sento di fare questa cosa! Amonga. Allora, okay. Axel è uscito dalla botola e ha ucciso Axel. Ok. Ok. Quindi ma Axel è a posto. Dai, Axel. Ma io ho visto qualcun altro uccidere Axel. Che veniva dalla sinistra. Aspetta. Quanti Axel sono morti? No. Io ho visto. No, è morto qualcuno. Io ora ho scoperto che era Axel. Non l'avevo visto sul momento. Però veniva da O2 la persona che aveva ucciso Axel. Totta, cosa stai dicendo? Sì, Axel è morto tra O2 Weapons in quel corridoio allora, lì. Dove c'è un Axel ora. Che è uscito fuori dalla botola e ha stabbato Axel. Quanti quale Axel botola? Ci sono? Meme di Spider-Man. Sono 3 Axel a questo punto. Aspetta, ma da quale botola? Esatto. Da quella. Andrea. Dalla botola di motore alto. Scusa, no, cazzo dico, navigation. No, come cazzo si chiama? Dove spari con gli asteroidi? Weapons. Ah, in alto. Ma sì, scusa, sì, è uscito fuori dalla botola di Weapons. Era Axel e ha tirato a stabbato Axel. È sotto il cadavere, Bertra, cosa dici? Dov'era il cadavere, scusa? Io ero fermo di fianco. Io ero di fianco ad asteroidi a pettare il mio bambino. L'ho fatto da inizio game. È vero, e c'ero pure io che stavo facendo cose. Dov'è successo il fattaccio? Allora, fermi. Io ho visto Andrea, che era insieme a noi, che al posto di andare verso il reattore è andato in basso. Cosa che avrei fatto anch'io. Cosa che avrei fatto anch'io appena dopo aver finito di pettare il mio bambino, perché è palese che c'era un cadavere da qualche parte. Però, no, ma il cadavere non c'era. Cioè, proprio hanno attivato i reattori. E poi appena andato in reattore, ci do fuori da una botola un ratto.
e ha incrociato l'altro ratto e ma si è ucciso l'altro. Ma così hai fatto la doppia. Ma quindi tu Totta dove eri invece? Aspetta, infatti Totta un attimo. Io ero tra O2 e Weapons, stavo salendo da quindi sotto. Nel corridoio. Sì. E non hai incrociato Camper, scusa. Sì, sì. Quando? Ma là, quando? Davanti a me. Ma poi Totta, ragazzi, perché parla che non c'era manco... Sì, ha incrociato non... Camper mentre eri Axel? Sì, infatti, non mi ha convinto troppo questa serie di call. No, ma vi ho detto che arrivava dall'altra parte. Non lo so. Ma poi, ma chi è che l'ha vista Totta in tutto questo? Ma perché Totta sta parlando? Va bene, è andata così. Vabbè. Cioè, questa cosa è assolutamente ingiustificata nei miei confronti, perché non è corretto che io deve essere screziata in questo modo. Perché mi avrebbero chiesto dove stavo, io ero là in mezzo, ero qua in mezzo, porca puttanella. Ero qua in mezzo, sì, ero là in mezzo, lo sapevo. Non è giusto che vengo dissata in questo modo, perché non è giusto nei miei confronti fare una cosa del genere. Ma dove cazzo è l'ossigeno? Mannaggia la puttanella. Ma perché Camper mi sta aiutando, raga, che è contro di me? Non mi sta aiutando Camper, raga. Basta, sono arrabbiata. Che è successo? Non è morto nessuno. Moshi, hello? Ma vogliamo cacciare fuori Totta? È il momento 8 marzo. È il momento 8 marzo. Mi avete rotto le palle, allora, non ce la faccio. Dammi una motivazione buona per cui dovrei farlo. Io ho visto Camper perché prima parlava dicendo cose che non poteva sapere, a meno che non fosse Axel trasformato. La call di prima era abbastanza era strana. Un attimo solo, devo fare una domanda a Tilio. No, ragazzi, Waiting for Rages. Hai fatto una task? Waiting for Rages. Attilio, scusa, ma mentre c'era... No, io anch'io ho una domanda per Attilio. Attilio, scusa, ma mentre l'ossigeno stava venendo smoncolato, tu che cazzo stavi facendo, di grazia? In admin, intendi? No, tu eri in caffetteria, a segarti rumorosamente. Forse stavo laggando, no? Forse si stava segando rumorosamente. Allora, io ero allo 2, quello vicino a navigation. Bertola stava segando Cocco. Stavo segando il mio bambino, Cocco e Camper. Vabbè, adesso io non lo direi in questi modi. Sono salito su da Weapon, ho visto Totta che entrava in Weapon e ho visto Attilio che scendeva dall'emergency meeting. Quindi io sono arrivato da me. Ragazzi, non ci sono state kill, non vorrei dire. Una domanda, raga, avete visto qualcuno botolare? No. Allora, io arrivavo da Mad, ho fatto lo scan dopo di Rage, poi sono entrato in admin da Mad Bay. Non so dove tu eri. Raga, skippate e basta, siamo ancora in... Io terrei comunque un grande occhio su Totta. Guarda, siamo in 12, secondo me. Un occhio su Totta, possiamo buttare fuori. Ma mi spiegate perché io non l'ho capito. Totta, la tua call di prima era così, era così sozza la tua call di prima. Ma che call? Ma dai, raga. Ma che merda. No, vabbè, non ho parole. Questo si sente come berro. Non ho parole. Chi è che è vivo? Axelo. Triste. Guarda, da una parte godo però. Ma perché? Ma io non ho capito perché ce l'hanno con me. Non hanno, ma ti sei scavata la tua fossa con la tua ultima affermazione. Me la spieghi per favore, porca troia. Allora, era un po' sus. Cioè, avessi fatto finta di niente, nessuno ti avrebbe detto nulla. Ma no, perché poi mi avrebbero chiesto, Totta, tu dov'eri? E gli avrei detto, sì, proprio davanti a dove c'è stata la kill. È Camper che si è flashato che qualcuno era travestito da te e ti uccideva. Non è mai successa questa cosa. Ma infatti, pure a me, quando sono stato sgozzato, non mi sembrava fossi me stesso. Infatti, si è flashato questa cosa. Ho detto, se poi mi chiedono dove stavo e io gli dico che ero tra Weapons o 2 dove c'è stava la kill, era il panico. Preferivo buttarla in caciara dicendo che non avevo capito e che c'era solo Axel che era morto e Camper lì. Perché mi sono venduta? Scusa, non ho capito. Io sono daltonico, ma lui è incoglionito. A me sembrava logico che non ero io. Cioè, poi ero io, però secondo il discorso di Camper non ero io. Vabbè, basta, guarda, sono una donna distrutta. Ah, vai, dillo a me che sto morendo per i modi agli ultimi 4 game. Sto leggendo le news nel frattempo. A me non piace giocare da impostore. Io lo odio. Io odio essere l'impostore. Su 3 game lo sono stata 2 volte.
Io nel chilling sto leggendo le news, nel frattempo ho finito le task. No, Angelo Custode, che viso in culo. Io ora voglio che fottuto camper mi spieghi questa sua cazzo di tattica e cosa cazzo ha visto, perché vi giuro non lo comprendo. Che palle, stavo facendo Allora io ho trovato il cadavere di Dado nella parte destra di caffetteria. Oddio, aspetta. Ok, fermi tutti. No, 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 sì, no, ti no, sento, no. Cock. Ma lo senti? Cosa? No, fermi tutti. Ma come è successo, zii? Io sento, no, ma... sento un grande cocchi da questa cosa. A destra? Sì. E... solo tu. No, perché io sono passato, ho visto Dado pochissimi secondi prima. Sì, dove? Nella caffetteria, vero? Quando sono passato alla caffetteria, Madbay c'era anche era Rage Madbay, dietro. Sì, era vivo? L'ho visto con le gambe. Sì, era vivo. Camminava con le gambe. Okay. Col... E io poi dei pallini di armi ne ho visto solamente due pallini in, in caffetteria. Io poi sono salito da Madbay, sono andato al motore alto. A destra è tornato Rage e poco prima di Dado era passato Samu. Queste sono le cose che so. Vero, allora, raga, io sto compulsivamente da dubbista botolando davanti a Samu e Rage e sono stato più volte in stanza solo con loro. Aspetta, non ricordo questa cosa. Ve lo sto facendo davanti a Spawn. Okay, no, posso Gamber. Allora, posso. Infatti, avevo dei sospetti su te che eri arrivato da una botola in modo strano. Però posso accettarlo, ok. Posso finire. Sono stato con Rage a destra. Un problema, ragazzi. Ed è andato in caffetteria. In dopo sono un problema, ma non un problema. Posso fare la mia arringa? So che Dado probabilmente ha botolato. Quindi sono o Samu o Dado. Io vi ho botolato in faccia di proposito davanti a quattro persone. Samu e abbiamo Giova. Posso finire la mia arringa? Hanno entrambi botolato? Vai. Perché è stata chiamata al reattore l'emergenza. Quindi io sono cercato su tutta la parte destra un cadavere, sperando che la chiave sia stata fatta per le persone destra nel momento in cui la crisi era a sinistra. Rage ha appena detto che sia Samu che Dido hanno botolato, quindi è uno di loro due. Esatto. L'unico rimasto a destra dopo che ho botolato è stato Rage. Va bene, io vado su Samu. Il Morphling può botolare, Il Morphling era totta, allora, scusami se abbiamo... Raga, io voto Samu perché mi puzzava troppo già da prima. Bella raga. Perché Samu, scusate? Io vi ho perché l'ho visto per me è un altro report. Poi ma Cocco ha collato. Non ho capito la call. Perché Samu? Raga, Samu era l'ultimo che ho visto insieme a Rage lì davanti. Oh, non lo era. Samu non era. Ops. Chi si unisce nel mondo dei morti? Buongiorno. Sto facendo un bellissimo download. Che se non fosse stato per il signore qua. Il signore, quello che conosco io, il signore. Proprio quello, proprio lui, il grande, il sommo, quello coi calzini, i sandali. Mio padre. Mio padre. Il padre di tutti. Sì. Ma che cazzo è Haunt? Io non gioco a Among Us da un anno, probabilmente. Ma tra l'altro c'è anche lo scientist come ruolo, non lo sapevo sta cosa. C'è un tizio... scientist? C'è un tizio che praticamente ha i vitals incorporati e a forza di fare le task gli si ricarica la batteria di vitals. Cioè non è che puoi stare tutto il tempo dai vitals. Sono tiltato, non mi parlate, mi muto, ciao. Io pure sono tiltato, sì. Amo, che succe, vieni in privato. Ma chi sono gli altri killer? Oh, allora uno è Spawn, l'altro... è per forza. Ma Spawn... allora lo seguo, non premo mai il Protect. Esatto. Ma Spawn a un certo punto ha detto che durante... che durante le... le cose era a destra, ma io l'ho visto a sinistra. Oh, dio animale. No, Dado, non dirmi che devo salvarti perché non sapevo fosse un altro. No, bro, non ti preoccupare, bro. Sono stato felice di essere morto così. Almeno non sono morto il primo round, che è comunque una vittoria per me. Ma quanto poco dura il cazzo di shield? Se sgozza qualcuno lì in mezzo è tipo un eroe. Ma c'è anche un Morphling? Cioè, almeno, la partita ha per forza un Morphling o è Credo casuale? Di sì. Credo di sì. Che cazzo è il Morphling, allora? Prende la skin di qualcuno. È il nome. Chi sarà costui? Oh, lì in mezzo c'è qualcuno. Oh, camper morto. Beh, grazie. Giova, spiegami. Giova, lo sai è vero che leggermente opaco? Ragazzi, c'erano quattro persone monopixel e una ha shiftato indietro. Giuro sono mio fratello che era Leo.
Avessi appena... capito queste telecamere che ce l'hai davanti, Piero, ma Armin è leggermente opaco, ci vede attraverso. Ci sta indietro su una kill monopixel, che palle! Ma perché mi devi stabbare che sono l'unico che shift indietro? Ma perché sono 1v9, è impossibile, cioè devo inventarmi qualcosa. Cioè, ma ti pare che devo stare monopixel? Non ti hanno mai cagato tutto il round, ce la facevi sì, infatti. Infatti non ho capito perché. Ma, non... ma spegni le cazzo di luci e stabba al buio. Cioè buongiorno. Pure rage, cioè. Comunque gli accuse erano anche su Daido, giusto? Sì. Ma se sono entrato e ne ho ucciso uno davanti a me, spunti. Ora che questa partita cioè, l'unico che si stacca dal gruppo si becca una coltellata in petto. Vabbè, ok. Io volevo accoltellare davanti, ma qui abbiamo chi voleva. Rotta, mi spieghi la tua col di prima? Raga, sì, posso. La mia col di prima è Camper che non ha capito un cazzo, scusami Camper. Lui ha detto di aver visto qualcuno travestito da due Axe, l'ho visto io. No, ero io l'altra persona che stava salendo e quindi ho detto "Ma che cazzo dici? Non c'era un altro vestito da Axel?" Non e... hai mai morfato in Axel tu? Io mai, mai. Allora, non ho capito che campo. Cioè, allora Totta, in poche parole, ti sei allora, hai inventato il tuo ho game. Sostanzialmente paraculato Totta, mi perché hai, Totta mi ha stabbato. Aspetta, mi hai paraculato, però la questione era che appena stavo zitta alla fine del round qualcuno mi avrebbe chiesto dove cazzo stavo. E quindi se io gli avessi ma detto poi dopo tutto sto casino, ah, che stavo là in mezzo. Sapete perché ho detto che c'erano due Axel? Perché il personaggio di Totta è uguale a quello di scusami. Ah, è viola perché di solito sei viola, che di solito Axel col cappellino che ha di solito. Quindi Totta doveva difendersi dicendo "Guarda Camper, io sono il morphing e non ho morfato, quindi sai, avendo le visioni sei l'assassino." Vabbè, mi sa che ho vabbè, ho intato questa partita vincendo. Mi hai messo uno contro 11 in un game impossibile. Ha intato Vincenzo. Non te lo meritavi, Totta, mi dispiace. Io ti giuro, ho visto due Axel, ma sarà che ho messo il collirio. Ma aspetta, aspetta, scusi. Giovatot è la squadra più scarsa che abbia mai visto. Stai zitto! Sì, è mani basse anche stavolta. Ma che fa così? Non ce la faccio più. Io ora mi vado ad uccidere. Io ora resto qui, chiamo l'emergency meeting e dico di uccidermi perché non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio più. Basta. Non ce la faccio. Posso dire che ho leggermente un picor della mia vita? Buongiorno, buongiorno. Ci dica. Devi autodenunciarti? Vi prego, Dio. Possiamo restartare la partita? Io non ce la faccio più ad essere l'impostore. Su 5 partite non sono come? Stata 4 partite. Ah, woman. Non ce la faccio. Ti sei autodenunciata? Sì, sì. Tutta per suo egoismo. Le autorità competenti. Wow. Cioè, deve essere divertente essere compagno di Dotta. L'altro assassino è Rage, ve lo dico, io l'ho visto. Ok, GG. Rage, eri tu? È l'unica volta che posso giocare impostore, devo... Cazzo, l'ho beccato! Ho la tecnica infallibile per beccare gli assassini, ragazzi. Non so se hai la tecnica infallibile. Avete basta i minuti contati. Basta che trovi uno che mi inta il game diretto e hai fatto. No. Cioè, io sono già nella psicologia degli assassini. So perfettamente dove andranno. E li becco tutti. Li dai in lista nera di Rage, ho beccato te e poi sono l'assassino io. Domanda, cambiamo la mappa? No, ma facciamo una incazzato come un mostro? A me questo non dispiace. A me questo non dispiace. Io vorrei fare qualcosa che non sia il crewmate. È possibile? Porca puttana! Io vorrei fare qualcosa che non sia l'impostore. Boh, Bertra, non lo so. Pensa, Bertra, c'è un tuo compagno di gruppo che decide che l'impostore non è bello. Ma raga, io ho iniziato questa live. Che i denti non al pane, che il pane non hai denti. Io ho iniziato questa live chiedendo gentilmente di non essere l'impostore. Io ho iniziato questa live chiedendo gentilmente di non essere l'impostore. Se al prossimo sei impostore, fai il crewmate. Aiuti lo stesso. Ne mancano due. Ma hai fatto un'altra stanza? No, è sempre la stessa. Manca Rage non va il codice. Sai cosa ti dico? È il momento di mettersi quel vestito elegante per quando verrò stabbato per prima. Ora stiamo in 12. Atti, ma chi l'hai preso Rage? Ma in principiante. Vado. Ok, let's go. Sono stato dentro finora. Comunque ero indecisa se autoreportarmi o iniziare a shiftare davanti alla gente. Ma probabilmente dovevi mandarla completamente a cacciara. A sto punto nel dubbio ci sono uno e gli altri. Bene.
Per fortuna! Voglio fare le mie task. Voglio essere un piccolo fottutissimo operaio inutile. Questo voglio essere nella vita. Ma posso? Posso? È qualcosa di troppo difficile da richiedere. A me non sembra così complicato. Io ho i bro. Oh, tua madre. Allora, io ragazzi, se ad uno dei prossimi round sono per qualche motivo impostore, io ragazzi termino la mia esperienza del gioco. Cioè, io ve lo dico, io proprio faccio il panico. Cioè, io appena c'è la colla, io mi butto contro l'impostore. Non mi interessa cosa succede. Mi butto contro il mio compagno di squadra, il mio compagno di vita, e gli dirò che sta errando. Questo sarà ciò che farò. Grazie mille comunque per i sub. Poi dopo li ringraziamo tutti. Cioè, se volete, datemi strategie su come trollare se mai dovrò essere di nuovo impostore. Perché io non ce la faccio. Cioè, su 5 partite, 4 sono stato impostore. O su 4 partite sono stata 3, insomma, una di queste cose qua. Però basta. Non ce la faccio più. Non ho più voglia, ragazzi. Mi traumatizza questa esistenza. Vabbè. Buongiorno. Self-report. No, scusate, ho bisogno di 2 secondi di vita. Ah! ma lo, ti capisco, ma ti capisco. Ho beccato l'arancione defunto in elettrica. Io non ho fatto nulla. Guarda, Totta, non ci crederai mai, ma io ho trovato camper che saliva su Lower Engine. Non è vero, bro, wow. Aspetta un secondo. Io ero con Leo e Deidara a Scudi. È vero, confermo. Era in basso a destra. Oddio. Con me e Dedo. Io faccio allora, solo una richiesta, sì, per gli impostori. Io con Bertra ci lavoro purtroppo a stretto contatto. Se lo uccidete un'altra volta quando non è impostore, penso che si uccide nella vita reale. Adesso resettiamo le parete finché Bertra non è l'impostore. La cosa Deidara, dimmi un po' cosa hai visto. Lo scherzo è che non serve la prossima. Sto già andando, ciao. No, vietato. Vietato, addirittura. È vietato fare il tuo autogesto. Quindi votiamo un camper morfato, cioè un morfato da camper. C'era ha un ucciso. Morphing, sicuro. Quindi allora, camper spawn, è safe. Quindi camper. Perché buono, io? Camper male. Così. Ah, va bene. No, Deidara, non votare spawn. Non votare. Votare. Io l'ho già votato spawn. Ma io ragazzi, ero con Leo e Deidara. Ah, ho messo la colpa spawn. Cioè, non è che. No, io non ho messo la colpa. No, dai, non voglio votare una partita. Scusate il chat. Scusate un secondo. Prima di continuare la votazione, Deido, tu che stavi a navigation a destra. Hai per caso visto qualcuno uscire fuori dalla botola? O sono completamente pazzo io? No, non ho visto nessuno botolato dalla botola. No, botolato, c'è un ingegnere che si è palesato in navigation, ma io non ho fatto tempo a vederlo. E ho botolato io, ti ho detto. Io sento solo tanto omertà qua dentro comunque. Nessuno ha visto niente. Scusa, ma stavamo tutti a destra. Chi cazzo stava a sinistra? Totta? Io ero le telecamere. Comunque, insomma. Poi con e a sinistra c'ero io e a quanto pare anche Totta. Centro-sinistra, i due voti per te veloci proprio degli impostori proprio. So già chi sono. Allora, io questa vita mi distrugge, devo ammetterlo, mi distrugge. Bertra, no, what you doing, bro? Plots. I'm sorry, Rage. I didn't want to do this to you. I'm very very sorry, Rage. Sorry. Mi scusa. E vabbè. Ma ci sono le task visibili, perché se sono visibili, beh, il bro mi ha assolutamente visto per sé. Ha preso la sua vendetta. No, non mi posso smutare fino a dopo. Ok, prego, ragazzi, prima una persona. Io non ho chiamato per il cadavere. Sì. Una persona prima ha confermato di aver botolato ed era Coco. Ma io davanti ai miei occhi ho visto Axel botolare. Stiamo parlando di tutta la mappa a destra. Sono l'impostore, ragazzi. Quindi uno dei due sta sussando qui. Allora, a parte che sono l'ingegnere, però ho visto Coco. Ma come tutti stava... gli ingegneri? Però il primo che si è dichiarato era Coco. E tu non hai detto nulla, Axel. Perché non dico nulla? Perché ovviamente voglio vedere dove arriva la cosa. Certo, mi è sembrato troppo subito che Coco si dichiarasse ingegnere quando palesemente c'è un altro in mappa. Secondo me però... e tu sei l'ingegnere. Stai zitto un attimo. Ma ci sono per caso due ingegneri?
Andrea, quanti ne hai messi? Teoricamente uno solo. Ok, tra l'altro aggiungo, infatti, per questo motivo qua, visto che ho visto, ma abbia visto Cocco e Deido botolare, subito dopo il signor Cocco mi ha cominciato a inseguire intorno al pulsante dell'emergency meeting, perché ovviamente non sono stupido e mi sono avvicinato lì. È 50-50. Sì. Per me potrei fare 50. Cocco, che dimmi cosa sai. Sto pigliando per il culo dall'inizio, non ho fatto nulla. Sto correndo in giro. Ma aspetta, scusa, una call per il round di prima che mi è venuta in mente. Ma poi è morta Totta. C'eravamo tutti a destra e a sinistra c'era... Cioè, da destra chi è che c'era se il cadavere a sinistra? C'ero pure io a destra. No, a sinistra c'ero io e Totta. Totta è morta, però io non posso essere perché... Il round di prima. I round di prima a sinistra erano Spawn, Totta e Rage e penso a Tiglio. Questi quattro erano quelli a sinistra. Le telecamere e scusate, se notate non sono mai spente, figa, se mi buttate fuori finisce male. Adesso possiamo andare avanti. Dov'è che eri tu, Giova, scusa? Il round di prima ero alle telecamere. Ecco. Quindi Rage a Tiglio. Quindi a sinistra. Fuori. Io la call fatta. Axel. Ma le avete viste che le lucette rosse non sono mai spente? Perché ho detto sto qui fermo, però, così figa c'ho l'alibi di ferro. Spawn, vedi gli occhiali che ha il mio personaggio? Che l'assassino sta partita c'ha l'ansia, perché parte una porta e un sabotaggio in 4 secondi. Io ti posso dire, guarda gli occhiali del mio personaggio. Beh, non sono io l'assassino, non è un pro player. O almeno, se sono l'assassino, il mio compagno è un pro player. Spawn, non ho mai detto che se dici le bugie vai all'inferno? Madonna, se adesso prendo i poteri da assassino e ti ammazzo. Sì, i poteri li prende. Ciao. Come stai, Burtro? Chi ti ha ucciso? Camper. O Spawn, chi per primo vincerà? Giù la cresta, Ignob. Non voglio più giocare a questo gioco. Sono due live per un totale di tipo, almeno al momento 3 ore e passa di gioco che non sono impostore. Pensa che il 90% di questa partita l'ho passata. Vai a farti fottere, Totta. Vai a fare in culo. Allo stesso senso, cioè io non volevo. Hai intato un intero game. Io sono l'angelo custode e non sto proteggendo nessuno. No. Oddio, c'è dato che scappa. Proteggio! No, sto finendo la tasca. Salve. Votate Spawn, votatelo istantaneamente. Cosa? Cristo, mi mancava un memory. Vai fuori. Io? Vai fuori. Non me ne frega. Ero mutato, non sento la prima parte di frase. Lo sento solo, votatelo immediatamente. Mi hai stoppato il memory con le mani. Mi mancava l'ultimo tasto del memory. Beh, se te lo ricordi, rimane salvato il memory, Detto questo, ho una cosa interessante. Samu, cosa hai fatto in medico? Io ho fatto quello dove ti scannerizzano le palle, l'hai fatto anche te, però tu ci hai messo troppo poco, effettivamente. Non è vero, io non l'ho neanche cominciato, perché io non mi ha dato il fatto che fossi occupato mentre lo facevi tu, e quindi perché tu mi stavi fakeando davanti me e Madbay, io quindi l'ho annullato e andato a reportarti. Scusami, lo fake da solo e me ne vado quando arrivi? Mi hai visto entrare. E quindi lo fake da solo? Stavi andando ad ammazzare, non lo so... Grande call di Spawn. Allora, ragazzi, non lo so se gli è finito in quel momento, ma io sono quindi, tu e non mi ha fatto. Non capisco. Occupando. Non capisco se è solo un crewmate molto scarso o un pessimo impostore. No, ragazzi, dai, per piacere, va fegato davanti agli occhi, Madbay. Adesso basta. Io l'avevo appena finito quando sei arrivato. Sei quello che ragazzi, fate quello che volete. Ho skippato, votate Samu, votate me, votate chi volete. Ma Samu, adesso che ho skippato. Questo è il mio lascito. E adesso scorterò Cocco a finire gli ultimi momenti. No, i numerini ti aiuto. Se gli impostori chiudono ancora le porte costantemente e io ci impiego altri 40 Cocco, secondi arrivare. Cocco, fai 23 secondi il memory, ti chiamo l'emergenza solo questo parto. Vi do un consiglio, basta continuare a muoversi a inizio round, così gli impostori sono quelli che stanno fermi. Ma vaffanculo. No, raga, fuori. Deve essere fatto, Giova, se te sei il killer. Porco Giuda. No, ragazzi, non è vero, non è successo. Grazie per aver seguito la mia call, grazie. Arrivederci. Mutatevi, stronzi, mutatevi. Mutatevi tutti, mutatevi. Sì, ciao. Porco Giuda, sono scarso come una merda. È l'impostore, ma sei incoglionito. Chi è l'altro, scusa? È Camper? È rabbia. Aspetta che passa la visuale. Ah, è rabbia, è vero. Sì. Ah, ok. Ah, quindi eri tu il Morphling? No. Ah, Rage, allora io sono quello che non ha fatto una sega.
Strano. Guarda, senti che camperano qua in 4. Camperano qua nell'angolo in 4. Così che avanzi solo il povero, povero Rage. Tormentiamo Rage. Io adesso seguo Rage. Rage mi odia, Rage mi odia, Rage mi odia. Rage per ora non sospettato comunque. Mi ha fatto troppo ridere quando mi ha ucciso, si è preso proprio la sua vendetta comunque. Giustissimo. Ok. Madonna, ma combatti gente per le tasche? In realtà l'ho appena finito. No, in realtà sono già a buon punto. Sì, contando che ci sono solo due morti praticamente. Tre, contato te... Sono tutti insieme. No. Allora, palesemente autoreport. 60 minuti. Allora, Leo? Allora, Oeax l'ho dato. Dade è appena andato via. Ragazzi, ma dovete... ragazzi, è Deidara che ha letteralmente è spuntato fuori, ha botolato. Dade è appena andato via. Dade era appena andato via. Sto venendo incastrato. Rage, mi hai visto uscire fuori da Electrical? No, Axel, no, hai appena no, fatto un report no, secco? No, sì, 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 ho spammato report quando, perché quando? Ho visto sono, che è saltata sono la passato luce. Davanti a te, Coco, verso Electrical giù. Sono no, andato no, verso no, sinistra. No. Ah, calcola Leo, io no, ho pensato Regi, l'hai visto no con te uscire da Electrical? Perché sennò ha botolato. No, sono andato verso di loro. Loro sono usciti e io sono entrato. Dai, adesso sulla kill, ragazzi, sulla kill. Raga, sono legit telecamere. Axel erano Dado, Dado e Axel lì. Dado è andato erano su, quindi già lì. Non so se è appena stato riportato. Ma ho appena riportato, mannaggia Cristo. Ma erano visto, no? Axel e Dado erano in Axel. Ragazzi, io ho visto la scena, letteralmente si sospende le luci, è uscito fuori il tizio dalla botola, ha stabbato e a Insta riportato qualcuno. Allora. È stato Axel o Dado, 100%. No, io voglio dire un'altra cosa. Dado l'ho riportato io! Oh! Aspetta, Cocco, scusa, Dado, Dado era arrivato a piedi, l'ho visto dalla telecamera, non è arrivato dalla botola. E allora è Morphing. Vabbè, potetevi. Perché ho visto Dado, ho visto chiaramente il rosa. Io ti posso dire chiaramente che Rage è safe. No, Dado era lì che girava da un po', non sarebbe Morphing, secondo me. È certo che sono safe, guardami. Posso parlare? Leo dici che non è dei Dara? Sto tutto accecato, come faccio a non essere le persone? Secondo me è Cocco per sto davvero. Sto tutto allucinato. Dado, non posso avere i coltelli, io gioco a Rainbow, sparo. Dado. Se avessi potuto parlare per il mio report... Che era io già avrei detto prima, by the way. Che è dica, Dado dica. Dalla mia visuale. Però Dado, non posso neanche spiegare. E allora perché in su... No, però ragazzi, sono loro due. Prego, sto per impazzire. Dado, ma immagina che riportano il cadavere e parlano Dado, altri. Mannaggia Cristo. Perché ragazzi Dado, dovete entrare così. Beh, la verità è che mi basta fare le tax e abbiamo finito, no? Cioè sì. Mancano tutte le mie task. Vediamo solo la nostra. Madonna, comunque che parto vedere sta partita. Dio benedetto. Non sono abituato a fare le tax. Dove cazzo stanno? Che dolore, adesso mi tocca seguire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So contare. So contare. Cambia le fare task, boh, ti disattivo il comunicazione. Lo so, devo fare tutte le task. Comunicazioni subito. Che palle, io ho fatto lo scudo lì nella mura. Ah, ma tu per davvero è l'assassino? Certo che ero io. Vabbè, ho fatto chiaro. La call di Cristo. L'unico quello che non killa. Quello con la dialettica migliore. Raga, ho appena salvato Dado. E c'è Rage che fra 3, 2, 1 fa la call. Cioè chiama l'emergency. Quante task gli mancano ancora? Io ho finito, ma... Perché non stanno andando a perché c'era... Perché Dado non l'ha chiamato? Non si weapons, vede. Weapons, download data, weapons, clear asteroid. Che palle, fare le task. Mancano solo le mie, penso. Sì, mancava una barretta su una, due, ho tre, passato quattro, il tempo a pedinare le persone, tipo pedinare spawn, Dado. A camperare. Nessuno che fa... Bastardo. Nessuno che fa le kill, tutti pussi. Mi sa che uccide davanti a Dado uno. Infatti. No, mancano le task. Ragazzi, c'erano due Dado. Due Dado in medbay. E quello se n'è andato in telecamere. Boh. E adesso? Dado.
No, in telecamera ci ero andato io adesso a piedi. Ha preso la botola. L'altro dado ha preso la botola. Ah, okay. E se n'è andato o in telecamera o in elettrica. Analizziamo. Mi fate un favore, buttate fuori Axel, dado, perché per tu le porti? Tu... Dov'era il cadavere? Tu ci ma sei che cazzo, sempre. Non li ho visti i due dado? Che ti lo dico? Un cadavere le porto, figlio di puttana. Va bene, Axel è l'altro, dai. Ah, no, io ho visto passare effettivamente un dado nel corridoio. Io tra ragazzi, mi mancano due tasche e finisce la partita. Sbrigatevi, non possono parlare. Cioè, potete mutare. Potete votare, buttare fuori qualcuno, skippare, fate il cazzo di quanto. È finita sta partita, raga. I morti non parlano, Andrea, Skippate e fate davvero giova. È finita, su. Secondo me è Samu, io l'ho tirata così. Ma da te, Axel, non lo vedi? Ma cosa ha detto Giova dall'inizio? Che era l'impostore. Che si è griffato da solo, Spawn. La prima cosa che hai detto, Spawn, è... Non sei tu, sono io. Ok. Le donne... Allora, questa fatta, mi manca solo il download e abbiamo finito sta cazzo di partita noiosa. Fammi tormentare Camper che appena comincia il download mi faccio le comms e forse non può farlo. Che cazzo dici? Puoi fare le tasche le comms? Ma certo. Che palle. Perché che... Samu non ha assolutamente neanche nominato il fatto che qualcuno è stato salvato dall'angelo custode, penso sia stato l'unico che è rimasto. Vabbè, ha tirato le comms, sto uploadando e finita la partita. Non c'è connessione, non puoi farlo, a nulla. No, porco Dio! Al 99%! Dai, buttiamo fuori Axe. Al 99%! Allora, ragazzi, queste task? Ragazzi, completate! Ragazzi, c'era il cadavere con sopra l'assassino e c'era lì Axel. Ma non è vero, era Rage. Era Rage. Rage è safe. Era Rage in alto a sinistra, sopra Tilio sgozzato. La voce non mi sono mai mosso dal bottone. Cioè, mai. Quindi. Non è vero, io ero lì. Rage, le tasche sono completamente scritte in alto. Rage è safe, non lo vedi. Non ma infatti, ma le tasche sono finite. Ma perché? Sono finite le tasche, c'è scritto pure perché è finita la partita. Ah, total task completed, è vero? Ah, perché non è finita la partita? Non vabbè, era win condition. Ditemi chi votate se non spacco Axel, qualcosa. Axel, skippa, Axel, skippa, Axel, skippa. Skippa, che Axel skippa. Axel. Rocco, se tu fossi il jester, se tu fossi il jester, saresti fortissimo a rompere i coglioni. Regge Cocco, solo? Assurdo! Assurdo! Assurdo se ci pensi. Regge Cocco? Oserei dire incredibile. Io vi giuro che non ho parole. Mi viene da piangere. Ma perché? Perché vuol dire? Ma sono complete. E mi tocca rifare da capo l'upload che avete stoppato al 99%. Pezzi di merda. È finita adesso, che cazzo. E che cazzo. Madonna, comunque raga, quanto siete non mi avete preso l'upload al 99%. Al 99% l'upload me l'avete stoppato chiamando il report. No, 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 aspetta Cocco, qual è la costante che mi implica essere devi assassino? Smettere, avere un inter. Devi smetterla di darmi le colpe, Rage. Era tutto complicato, devi capire. Io ho fatto una trovata per buttare fuori Samus senza ho neanche ucciso uccidere. Sei persone in un game. Quando ho detto no, no, sì, se fossi safe, il morphing detto, lo farei sì, anch'io. Ho capito che eri tu. Regge, ti ricordi quando siamo rimasti io e te in grazie Giulio dai motori? Io stavo lì che stavo dicendo ti prego sgozzami qua in mezzo, ma, non ti preoccupare delle ma cose. Ma ti ricordi cioè, c'avevi l'angelo? Ho fatto sgozzare io, tranquillo. Sì, avevi l'angelo, Samu, porca puttana, ti ho salvato la vita. Che shapeshifter non può botolare, bene, adesso sapete che può. Teste di cazzo. Non sapete che preme un tasto. Buongiorno ragazzi. E anche oggi sono il mio ruolo preferito, quello inutile. E quindi come state? Che mi dite di bello? Sono felice. E con della nella sta sfilata. Andiamo giù a Commese. A sistema Commese. Buongiorno Commese, sono stati sistemati. Va bene, devo fare qualcosa qui per caso? No, non devo fare nulla di qua. E di qua devo fare qualcosa? No. Di qua sopra devo fare qualcosa. E devo fare un botto di cose qua, ragazzi. Rosso. Così, così e così. Ok. Qua ci sono Leo. Sam. Vabbè, un botto di gente, non mi ricorderò mai. Interessante, comprensivo. Samu, Axel e Camper. Ok. Ricordiamoci: Samu, Axel e Camper in navigation. Samu, Axel e Camper in navigation. Samu, Axel e Camper in navigation. Ricordiamo questa informazione. Vediamo se gli è stato qualcosa.
informazioni, ho deciso di salvarmi, era assolutamente inutile. Anche oggi. Ragazzi, ragazzi, cadavere di Axel in admin. Comunque, scusate, vi prego, fatemi giocare, non ce la faccio più. E il cadavere di Attilio era, cioè, Attilio era morto da un po'. Quando hanno attivato le comms, probabilmente è stato. Leo, mi dici le task che hai fatto? Axel, dove erano? Quante? Axel, sì, quante me le puoi dire? Perché non mi pare avessero troppo senso le task che hai fatto, ma ok. Ho fatto dall'alto. Non mi ricordo se meteoriti o cosa. Poi sono andato a destra, ho fatto quello del la freccetta dell'astronave, la croce. Sono andato giù, ho fatto le foglie vicino a Rage. Sono andato a per fare le foglie download. Giù devi metterle prima nell'aspirapolvere in alto. Devi fare le foglie in O2 e poi vai giù e le spari fuori con l'immondizia. No, che devi. L'ho fatto diretto. Io prima ho fatto sempre le foglie sotto senza nulla. Ma proprio diretto, Andrea, senza... Io so chi sono gli assassini, se volete. Vai. Ti devi costituire? Gli assassini sono Cocco e Samu. Incredibile la cazzata che hai detto. Perché io sono ancora crewmate. Giova, scusami. Quando eravate tutti in admin, chi c'era? No, quando eravate tutti a navigation, eravate tipo in 4 o 6 persone. Chi erano? Navigation, aspetta, me li sono ricordati. Erano io, vai, Tota, ce la vuoi fare. Io, Leo, Samu, Andrea... C'era anche Samu, dimmi dove sei stato dopo le comunicazioni tolte. Allora, io ho fatto le prime comunicazioni, sono andato a risolvere insieme a qualcun altro. Sì, poi sono salito per navigation e poi ho fatto due adesso. E non adesso sei mai stato in elettrica? Dopo navigation è andato in weapons. Fuck, raga, c'è il morphling di Samu in elettrica, giuro, quindi Samu è buono. Io ho visto Samu in weapons dopo navigation. No, no, c'era palesemente nel momento in cui Samu era anche a navigazione, era... Allora, Samu... Perché era... Vedete, sono un bravo... Solo Cocco. Cocco è un morphling, siamo fatto di Samu. Non lo sono, quindi, aspetta, e so già che è un impostore. Non ho capito niente. Però. Zona, scusa, nella stessa call hai detto che Samu è l'assassino e poi Samu non è l'assassino. Se sono due Samu non può essere l'assassino. Però prima hai detto che è l'assassino, hai detto che era Samu e Cocco. Leo è l'assassino. Dopo questa cosa Leo è l'assassino. Dalla posizione in mappa è una... Assoluto Leo dopo questa cosa, raga, comunque... Cioè, troppo insensato questo attaccamento. Palese roba da assassinazzo, comunque. Allora, io vado in storage. Comunque, sì, palese, Leo, raga. Palese. Comunque, mi fa malissimo la spalla, raga. Oddio, non so cosa ho fatto di male. Grazie mille, Elisa Cologno. C'è qualcuno che gli ha stirato qua? No, bella per i miei fratelli. Ah, no, però c'è un botto di tasca da fare qua. Quindi, probabilmente sarò io quella che gli stira. Oh. Ma che cazzo? No. Raga, c'era qualcuno che si faceva me, che si fingeva me in elettrica. E come quindi l'ho visto e ho detto, ma che cazzo? Chi è che si faceva te in elettrica? Che si fingeva me. Allora. È una call interessante perché sia Samu che Totta sono stati morfati, quindi sono buoni. Okay. Leo, posizione super sus questa partita. E Cocco da prima. Quindi ci siamo. Perché la mia posizione super sus? Me la spieghi? No, perché sei stato Cocco non può aver morfato in questo game. Io non avevo nessuno vicino. Come nessuno. Dai, non ho capito, Giova, perché? Perché Giova, sei perché entrato sei tre passi in... Aspettate. Ragazzi, vabbè, scusa, Leo, dove è il mio game questo, è il mio game. Adesso a fare gli ultimi cavi a destra. Giova, i tre passi li ho fatti perché ho visto la freccetta. Poi che mi insegnava di andare oltre ossigeno. Quindi sono uscito perché ho detto non era questo, sono andato sopra. Ci sta. Io stavo cercando le telecamere, ma non le trovavo. Certo, dimmi. Posso chiederti una cosa? Da dove è arrivato il tizio che si faceva te? Non lo so, io stavo facendo la mia task in elettrica. Ad un certo punto finisce la task, mi si chiude la tab e vedo un'altra Totta a fianco a me. Faccio c'erano ma che tre cazzo? Persone in elettrica perché... con Totta. E Totta l'ho incontrata prima che correva. Verso caffetteria per andare a... Perché ti dico, perché se è comparso dalla botola potrebbe essere Rage che stava in camera. Potuto aspettare e vedere chi era il morphling, ma ha deciso di correre via. C'era un'altra persona là dentro, poteva vederlo se lui, se vuoi, dato. Ma in realtà io e chi era quell'altra persona, Totta? Dimmi un po'.
Quell'altra persona probabilmente ero io. Quando tu hai chiamato chi sei tu che stai parlando? Scusami, Samuele. E quindi Samu vede due totte e non sa cosa fare. Ma io non vedevo niente perché c'è la schermata della tasca davanti adesso. Quando ha chiamato. No, raga, Samu... no, non è vero, non è vero, non è vero. No, non raga, vero. Samu non vedeva due totte perché uno era lui. No, no, è vero. Samu è stato morfato. No, no, vero, ma lo so. Samu vi reporto. Potrebbe non essere. Guarda che c'è un morphling. È un impostore, poteva essere l'impostore. Vuol dire che c'era anche Samu, io ero l'altra totta. Samu poteva avere la task. Vabbè, Cocco, tu eri con me 24/7. Non è vero. Quindi era morphling con te, Camper. Ah, sì, sì, 24/7. Sono tutti morfati. Allora, io volevo dire che il bro, se era Samu quello che stava con me, non poteva avere la cosa chiusa perché si stava muovendo un botto, cioè si sta muovendo in giro per la mappa, quindi insomma, come poteva muoversi in giro per la mappa e fare la tasca nello stesso momento? Quindi si è sussato. Però nessuno mi ha fatto parlare. Wow, ragazzi, perché mi fa entrare qua dentro? Ma? Perché mi fa entrare solo in questa botola? E in questa no? E manco in que... Porca puttana. Non allora, so, non ho visto niente. Io probabilmente ho visto uno spawn morfato scappare via dal no, luogo dai, dell'incidente. No, no. In che senso? Ragazzi, uno avevo morfato? La call definitiva, adesso devo votare me stesso perché devo rimanere coerente. Ho detto adesso al terzo round il morphling si morferà nel compagno assassino, così che pensano che sia dato buono, capito? Ah, in questo caso è l'impostore? No, perché no, il fatto non è che ah, ok, il fatto è che l'impostore, però ti voto. Non so, ti vuoi dirlo ancora anche l'impostore, ti voto. Spawn, tu confermi che adesso sei stato nella parte destra della mappa? Sì, no? Sì, 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 ero con no, te. No, non è vero, non è io, vero. Io ho visto uno spawn andare via dalla Orange Engine e il corpo era in security. Sì, sì, quello è quello che si è morfato da ah, me. Ah, io so chi è l'impostore, allora aspetta un attimo. Allora, chi è stato morfato alzi la mano, così andiamo in esclusione. No, perché so che si può morfare pure nel proprio compagno assassino, che è quello che immaginavo succedesse questo round, solo che sono un round avanti a tutti e quindi non è successo questo aspetta, round. Il secondo spawn l'hai visto in basso a sinistra. Camper, tu dov'eri? Scusate, dove eri? No, con Cocco. Con va bene. Ma io l'unico io con una mano seguivo Cocco e con l'altra guardavo il Milan, scusate. Vabbè. Com'è Milan-Napoli? Sono l'unico che ho visto. Rigore per il Milan. Sembra. Ai ai ai, comprata. Quanto cazzo godo rigore per il Milan? No, allora, chi è che ho fatto Cocco round 1 posizione su. Sì, io ve lo dico, l'ho già fatta la call. Oh, Bertra, che cosa ci facevi? L'ha sbagliato? Io ero a sinistra, sì. Rigore sbagliato. Tipo, e no, si non gode. Sono io l'impostore. Non so. Ti devo dire, ero a sinistra a farmi i cazzi miei. Sono passato da telecamera, ho guardato un po' le telecamere. Ma tra tutti, non potrei mai scegliere Spawn come soggetto da copiare. Dai, votiamo dei Dara che sta zitto. No, cioè, ma posso essere così stupido da diventare Spawn? Io ero a destra, by the way. Chi stiamo votando? Giovane. Camper, Cocco. Camper, figa, Cocco. Mi continua ma a seguire. Ma cosa Camper? Ma va. Mi continua a inseguire. Non ce la faccio ragazzi, più. Sì, no, ragazzi, okay, non è nessuno. La state mandando in cacciara. Chi è che ha detto Cocco? Saranno i due assassini. Io. Forza. Certo. Io. Spawn. Ma io non sono un assassino, è troppo palese. Non so recitare. No, ho perso Cocco. Oh, non mi so se ho Discord. Mi sono mutata. Sì. Comunque volevo dire che Bertha è evidentemente emozionato dal fatto che è impostore. Infatti vedete lo tutto emozionatino. Si perde nei suoi discorsi. È simpatica come cosa. Ah, vediamo. Facciamo quella cosa che stavo facendo prima che mi uccidessero. Thank you.
chi seguiamo quindi? Bertra, dai, vediamo come se vive Bertra. Ah, ok. Scusate, mi sono persa, ragazzi, tra le varie opzioni. Poi non stava no, il cadavere. Il corpo di Spawn era nell'uscita di Mad Bay. Come all'uscita di Mad Bay? Io stavo facendo le mie tasche al computer. Ho fatto un game arrivo. Ho fatto un game arrivo. Cosa? Perché io l'unico che non ho visto per tutto il round sei tipo te. Chi? Vabbè, cosa hai fatto? Chi? Ero a sinistra Dado. E mi ha visto Samu. Sì, è vero, ho visto Dado e Dado l'ultima volta ad Upper Engine prima di andare al reactor. E poi stranamente Samu è morto. Dado, 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 per Dado, 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 se me la devo darmi posso fare appello al mio avvocato, ma stavo con Samu. Io ti posso dire che no, non sei stato con me tutto il tempo però, eh. Adesso tiro fuori le pistole, eh. Tutto il tempo no. Che cosa devo dire? Ero in alto a sinistra però. Se Samu è il mio avvocato è un peggio. No, non sono però, il tuo avvocato. Se tu eri in alto a sinistra e hanno fatto la kill da Mad. Ma io sono sceso allora, giù, allora. Io stavo facendo una cosa a sinistra a sinistra. Io ho visto Rage Camper botolare. Che tasca hai fatto? Aspettate, chiarisco. Chiarisco la cosa. Io dopo aver fatto il memory reactor sono andato a security. Dalle telecamere ho visto il corpo di Spawn sopra Mad Bay. E io sono andato a vedere. Poi non c'era più nessuno ovviamente in Upper Engine su quella parte. Merda! Va bene? Però è la zona che si è fatto Dado. O sbaglio? Aia. Perché io mi sono fatto la benzina e poi non hai notato? Dado ha detto si è fatto come Totta. Totta è morta. Dado, Cocco Rage, chi votiamo? Allora, secondo me. Io voto Dado. Mi sembra io, se volete, mi metto a pecora. Va Cocco bene, Rage? Io ho visto Cocco glacciare un 1v5, quindi mi fido. Io e quindi? Ma stai giocando veramente a Rainbow? No. Dado, Dado, dal crimine serpeggia, chi votiamo? Dado voto, nessuno. Fa il corno che non mi piace. Io schippo. E sì, 4. Che schippano, Sì, sì, tutti che schippano e intanto quello lì è volato fuori. Io schippato per davvero. Io schippato. Le ingiustizie della vita. E vabbè. Comunque Totta quando dai, si è portato dai, vicino, c'è stato un momento, io ero a telecamere, wow. Tutto felicissimo, guardo telecamera e faccio, ok, qui c'è Camper, qui c'è Totta, qui c'è Spawn, questo qua è Dado, oh Cocco, ok, cazzo, l'unico che mi manca è Bertr, finisco la frase ma coltella. Chi sono gli assassini, Bertr e Cocco? A me ha ucciso Bertr. E Dado. Ah, Dado. Davvero? Yes. Quindi se io ancora non ho capito che mi ha ammazzato, ma sono ancora in dubbio. Pronto? Vado a raga, tra task. L'altro io non sapevo Dado. Che c'era una task che dovevo pulire dentro la vent. E quindi mi sono impanicata perché mi dava la possibilità di aprire una vent. Ho detto, oddio, cosa cazzo adesso, sono diventata? Adesso mi Spawn, io ho usato la carta, non posso mica essere così sì, stupido. Sì, per un... Ma perché non possono sapere che sono stupido? Sono stato morfato tutto il game, tipo. Non ho fatto nient'altro. E tu mi hai ucciso da cam, bastardo. Ma lo sai che ti ho ucciso senza vedere manco chi era dietro? Era dietro poi Bertra e è stato sculato. Però ti ho ucciso proprio a caso, ti ho visto, mi stavi sul cazzo. Ho detto, questo bastardo mi sta facendo scamare. Tipo. Emotional kill. Infatti mi sei ritorta contro, vedi. Oh oh. Hello. State andando in giro in comitiva come i bimbi. Perché mi state seguendo? E lo vedo da admin, cazzo. Che vuoi fare, Cocco? Sto facendo le mie task. Non è vero. Come non è vero, Dado? È vero, puoi accusare Cocco di no, fuori task. Dado, sì, fuori è vero, Dado, è sospetto. Sì. La vogliamo chiudere questa partita oppure no? Guarda, a me mancano ancora tutte le tasche. Io le ho caso strano finite, quindi se vi sbrigate a finire dai, tasca, cacciamo fuori i cocchi, vediamo se vogliamo becera.
Va bene. Va bene, camper impostore. Dopo avermi seguito, avete capito. Nel lavaggio del cervello. Madonna, se non vinciamo, raga, però. Ma no, davvero, ma che succede? Ma che è successo? Ma è tutto buio, ma come è possibile? Si è tentato. Mi fa male lo stomaco, che... Cocco, tu non puoi agire da rincoglionito sempre apposta per seminare il panico. Comunque, che falso, Bertra. Madonna, se mo non vinciamo. Quello era un hint. Ma sì, ma è tipo la cosa più ovvia del mondo che è Bertra. Ma perché? Ma perché è l'unico che non mi ha mai seguito. Cazzo, e prima hanno fatto tipo 4 kill. Cazzo, erano tutti insieme. Io all'inizio volevo fare il task, poi il camper si è messo a seguirmi, quindi ho detto basta. Ma se fai i task finiscono, ma beccheranno anche Bert, ragazzi. Ma quindi è rimasto solo Bert di cattivone? Sì. Cioè, minchia. Che io non riesco a trovare, tra l'altro. Però nessuno l'ha mai, gli ha mai dato mezzo colpa. No. Diciamo che lui ha delle doti oratorie un po' superiori a... Cioè, sa parlare, credo. Non si è mai esposto. Non ha mai fatto. Non esageriamo. Ma poi, ma non ha ammazzato mai. Cioè, questa è la prima kill che gli vedo fa. Tutte le kill le ho fatte io, by the way. Ma da Morphling è più facile. Anche Rage prima mi incolpava di queste cose. Ah, ok. Rage. Quindi è boostato il Morphling qui. No, perché Morphling diventa un'altra persona. Quindi è più facile che non venga sgamato di base. Chiaro, chiaro. Sono riuscito a farmi sgamare. Ma averlo lui il fucking. No, vabbè, ben come ten, se l'è venduta, fra. Ma vince. Oh no. Che cazzo è successo? No, Rage! Allora, Samu ha fatto con me il reattore. Bertrand veniva da sotto e quindi l'ultimo è camp. Incredibile. No, non posso essere io, regà. Perché? Cioè, perché io ho passato tutte le partite con Rage e Cocco. Nessuno ne ha mai killato. Già, infatti come l'unica mai? Volta che non ho... Perché vedi, le task che mancano in alto a sinistra sono le mie task, capito? Ah sì? Ma dove l'hai trovato il corpo? Perché come al solito... Non lo so. An upper engine. Ebelin. Non lo so. Ebelin, capito? Cioè, io non so... l'impostore non lo sa. Non lo la so. La mia giustifica è... Vedete quelle task in alto che mancano? Ecco, sono le mie solite task che mancano a completare la partita. Forse è più semplice. Non le vedo perché sono già finite. Però appunto, manco solamente io. Madonna scena. La call su Cocco era zozza. Però... Beh, è ovvio che... Vabbè. No, no, boh. Abbiamo trollato io e Rage e Cocco tutta la partita, inseguendoci. Pensavamo che Cocco ci stesse pegliando per culo. Invece Cocco ha pure beccato l'unico impostore che era Deido. Deidara ha beccato. Con una call completamente cocchiana, completamente a caso. Ha preso uno dei due impostori, sì. Completamente a caso. Boh, raga. Skippiamo a sto punto. Abbiamo già votato. Sì, appunto. Beh, io ho votato Bertra. E io ho skippato. Ah, così. Grazie, ti dico, è il momento. Vai, Dado, decidi questa partita. È il momento. No! No, la stallata. Grandi ragazzi, che situazione. Dai, che palle che siete. Che papere, signori. Oh no, mi tocca fare tutte le task. Io non ce l'ho voglia di farmi tutte le task. Andrà non le fa mai le task. Per infatti la mia giustifica è quello. Chi vuoi che manchi a fare le task? Io manco a fare le task. Infatti è proprio si lamentava. La gente non fa le task. Poi lui in realtà è sempre l'ultimo che le fa, capito? Ma io Mutati. Guarda come tanto è Bertra, lo sappiamo. Non è che devo star lì a fingere di non sapere che è Bertra. Schippiamo. Cioè, skippiamo. Zero skip. No, ma lo sai qual è la cosa più divertente? Oh. Dado che mi aveva dietro, c'era solo Bertra dietro di noi. Un genio. Devo andare in O2. Possiamo chiudere questa partita, vabbè. E votare Bertra per cortesia. Ma dai, che cazzo di roba era? Porca troia! Stavo vincendo sta partita. Porca troia, sono offeso. Non ci credo. Cioè, io non.
Allora, ma tu accusi me, Bertra, che sono il 100% safe di questa astronave. No, no, c'era il dubbio, c'era il dubbio. Ma quale dubbio? Perché gli unici safe, ho passato mezz'ora di questo game a rincorrere Cocco e poi Rage. Lo so, Cocco e Rage che sono uno morto e uno l'hai votato tu. Però cazzo. Vabbè, ma... ma bastava che ammazzavi Dado quando il fatto che stia intando non fa di me un impostore. Non bastava, purtroppo. Samu stava votando Camper. Stavo dicendo dai Camper tu. Io stavo ai Vitals, quindi dai Bert, autovotati così chiudiamo la partita. Sì, hai ragione, scusa, Dado, ma porca, ti posso dire una cosa? Mi dispiace. Eravamo io, te e Bertra a Per Engine, stavamo andando insieme. Sì, infatti Samu che sei. Fatti domande. Non so. Ero in mezzo, non ho capito, mi sono fermato. Non domande. Se ne siamo accorti che non hai capito, Dado. Sono domande. Domande si fa. Ma Cocco, com'è che hai preso dei vida? Sì, dei Dara a caso, al tuo solito? Cocco sapeva pure che era Bertra. Ma vedi, Bertra... non è morto all'inizio. Cioè, io ho detto, vabbè, sarà lui. Mi dispiace per il Griff, ma io sono iperattivo e non riuscivo a stare fermo. No, e cliccavo se, tutti i tasti. Se mi avessi aspettato e mi avessi fatto fare la normalissima call sul reattore, avrei potuto vincere, forse. Mi dispiace, dovevo cliccare tutti i tasti e non sono riuscito a contenermi. Dai, prometto che torno a giocare serio, dai, su. Manca il dodicesimo. Aspetta un secondo prima di partire, aspetta un secondo, aspetta un secondo. Cosa? Non partire ancora, non partire. Però Camper ancora. C'è un problema. Io le ho fatte le task. E quindi? Come vincere? Tu inseguivi Cocco e basta. Io non sì. Seguivo perché avevo finito. Io dovevo tutte le task come al mio solito. Ops. Upsi. Fare l'impostore, gioco per favore. Oh, grazie per aver aspettato, porca puttana. Vabbè, una cosa ho detto. Ups. Una. No, basta. Di cazzo. Ma manchi? No, non manco, ma non ci sono. Abbo, ti ma allora non ci manchi. Io vi tocco il cazzo. Ti guardo io, vai tranquillo. Io non mi ero... Mi sono mutata? Oh! Grazie, Michele! Vuoi vedere come ora mi uccidono, Michè? Vuoi vedere sta cosa? T'ho detto, Michè! L'hai vista, Michè! L'hai vista, Michè! Mortacci mia. Vabbè. LOL. 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 No, scusate, un coinquilino. Devo smettere per... Grazie Romeo che mi ricordi che si dice Michelle. Però io chiamo Michele perché è mio fratello Michele, oggettivamente. Guardate ragazzi, sto incattivito. L'ho visto. Sì, Ma fammi fare la colpa. Sì, godo. Ma godo perché, Cocco deve sparare sentenze prima che inizia il round? Bertra, godi perché è morta Totta? Sì, godo perché siete morti che non mi avete aspettato. Ecco. Wow. Incredibile. Bertra è proprio a livello 12 anni. Vai, andiamo avanti. Non avevo dubbi che Spawn muore e non mi passa la stream. Guardalo là. Ma guarda che sei già passata. Genio. Aia, posso sapere chi ha trovato cosa? Aspetta, Axel, chi hai trovato? Allora, sicuro non è Rage. Sì, ma in che stanza? Elettrico. Medbay. Totta. Era Totta, boh, sì, penso sì. Quindi è Totta, votiamo lei? Esatto. Sì. Mi sei suicidata. È inciampata su San Pietrino, che ha fatto? Io no, posso dire solo che c'è stata questa scena divertente quando Michelle ci ha fatto il raid e ho fatto grazie Michele, ora mi uccideranno. Finisco la frase e mi hanno ucciso. Niente, è stato un momento emozionante. Perfect timing. Ripetimi il cadavere. Cadavere. Ma ti ha ucciso Michele, quindi? Sì, ti ha ucciso Michele mentre lo raidava... Misteri? Michelle. No! Aia. Massari, no. Gino, vabbè. Un impostore come un altro. Io comunque faccio la mia call. Zero. Dove stava sto cadavere? È elettrico. Dado, lo sai dov'è il cadavere? L'hai ucciso tu? Scusa, Cocco. Merda, ma convinto, non so perché. Non so perché voglio votare adesso. Merda, ma non ho voglia di votarlo adesso. Lo voto, cioè, mi ha convinto, lo voto. Come potete uscire via finanze, Dado? Per favore? No, 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 votato, ragazzi. Dado, prepara la tastiera alta. Ma quindi si vota Dado? No. Non ho capito. Preparati. No. No, si scherza. Sì, aspetta, guarda. Guarda come si scherza adesso. Per ridere. Dado? Sempre.
La burla. Dara? Dedo, puoi smetti di giocare a LOL? No, no, ragazzi. È una cosa divertente che io non l'ho manco votato. Io ti giuro, ero. Io ho votato Rage perché è l'impostore. Insomma. Lo fanno. Chi ti ha ucciso te, sì. Totta? Manco mi ricordo. Chat, chi mi ha ucciso? Su rimanere a parlare? Non vorrei ma avesse ucciso un morto, io. Ma non credo. Tu eri l'angelo custode, dicono sia stato il giallo, sono io. Dado, lo sapevo, wow, avevo beccato anche Dado. Mamma mia. Quindi è Dado il cattivone? Mm-hmm. Oh, vabbè. Ed ecco. Ah, finalmente Axel... Berto può fare quella cosa che faceva prima. Axel, oh, veramente... sono te i cadaveri comunque. Axel è il secondo, esatto. Incredibile questa cosa. C'erano... Ok, sono un attimo confuso perché eravamo in comms. C'era anche qualcun altro oltre me, il cadavere che non so chi sia adesso, scusate. E... Hai trovato c'era... Berto. C'era in pixel pic, letteralmente, c'erano due persone che si sovrapponevano. E una di queste era una persona col mio colore. Nel senso, era un altro io in pixel pic con me. E c'era un'altra persona nella stanza con me. Chi era? Doveri? Doveri? Ero in com. Mi sa che era... Sì, certo. Dov'è com? In com. In basso... C'è la mappa c'è comunque, c'è. Se volete. Adesso hanno aggiunto la funzione mappa. Incredibile. C'era che vuol... Ah... Sarebbe figo avere pure una Magic Pen e fare i disegnini. Mentre sì, stavate sistemando le comunicazioni, sono entrato per vedere chi stava fixando. C'erano Axel e Bertram. Qualcuno ha visto un altro. E c'era Axel. Un'altra persona in pixel peak identico a me, letteralmente. Però no, allora la terza persona ero io, ma ero lontano, non dentro, cioè vicino a te, insomma. Posso dire una cosa? Io considero che ho riportato subito, perché nel momento in cui ho visto la mia copia ho detto merda, adesso quell'altro torna e mi fa double. Quindi ho riportato immediatamente. Ah, ma quindi boh? Ah, beh, è molto morto bello. Scusa, stavo guardando il Mila. Niente, no, esatto. Non ho visto nessuno allora. Io l'unica info che ho è che Coco stava addormentato su una botola e lo stavo guardando. E un altro stava guardando io che guardavo Coco addormentato sulla botola. Beh, è divertente. Sì, è vero, Coco è rimasto fermo sulla botola. Ho capito, due ore di fila di Among Us, dovevo andare un attimo in bagno, cazzo. Sulla botola, zio. Cosa che posso dire è che... Foto merda. No, se era effettivamente Attilio l'altra persona lì in com, sicuramente non è Attilio, perché non penso sia così stupido da non venire a fare la double kill in quel caso. Ma sai chi altro non è tanto stupido? Io voto Axel. Tu non hai aspettato. Ah, ma potete anche votarmi. Cioè, ti voto. Votami. No, ma non è Axel, ragazzi. C'è la regola, non si reporta mai. Ma Axel dice sempre: aspetta che si trasformi e tutto. E poi reporta subito. Io non lo so. Io questa cosa non l'ho mai detta. Non so con chi Axel stai giocando. Però mi sa che è un amico tuo. Con quello morfato, forse. Mi sa pure quello morfato. Vabbè. Difficile sta vita, oh. Ciao. Quindi chi sei, cattivoni? Rivedetemi un attimo. Axel mutati, cretino. Ma che cambia? Sono il killer. Sì, 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 lo so. Ok. Allora, uno lo so è perché Axel, me l'hanno scritto in chat. E godo. Che Dado mi abbia ucciso, ti giuro, godo. Dado e Axel sono? Spero che faccia un bel salto. No, io comunque non ho ancora superato la partita di te. Te la stavi giocando bene, eh? Ma che stavi giocando bene? Stava giocando sul fatto che erano rincoglioni degli altri. Quindi me la stavo giocando per vincere di base. Beh, ho capito, però. Stavo riuscendo a mettere tutti contro Andrea. Capito, ma tu stai cercando di approfittare delle persone con pochi, capito, no? Cioè, nel senso. Come no, Totta, erano 2-2 voti. Buonasera. Raga, stavo con Coco e c'era Axel dietro di me e l'ha ucciso alle mie spalle. Ora, mi puzza perché potrebbe essere un... lo chiamerò trasmogrifato perché non mi ricordo la parola. Cosa? Il trasmogrif è di World of Warcraft. Ok, può essere o un morph per avermelo fatto così in faccia dietro al culo, o potrebbe essere Axel che si crede così intelligente da poter farsi scambiare per un morph. Oddio, il beta. Allora, mi date le posizioni di tutti, cortesemente? Io sono stato sempre in culo a Coco. Obitorio. Era quello io sono bravo. Sopra... Io sono sopra comunicazioni. Era giù, ho trovato la benzina. Stavamo facendo... No, Dado, dove eri? Caffetteria. Hai botolato per arrivare in caffetteria? Passando per motore alto? Certo.
Perché sai, ho lasciato due secondi Leo in... in reattore e me l'hanno sgozzato e sono scappati dalle botole. Ci sta Leo... arrivare in caffetteria passando da motore alto. Dado. Io signor Camper, ho incontrato il signor Leo in Upper Engine e stava scendendo di sotto. Sì, sì, con me. E poi sì. Leo è andato un attimo in reattore. Se per questo come Leo effettivamente non t'ho visto. Qualcuno l'ha sgozzato, ma non è uscito dalla porta di reattore. Ha usato la botola e tu mi dici che eri in caffetteria. Come ci sta arrivare in caffetteria tramite motore alto. Come con te che non ma anche visto. Io t'ho visto, altrimenti stavi già accusato. Siamo prima. Al 50 e 50. Axel sta tirando troppo le corde, secondo me. Due cadaveri deportati. Non lo so. Io però intanto questa l'unica call che posso fare è Dado, perché se mi dice che era in caffetteria no, e non l'ho mai visto. Vediamo il manaccio che ti è uscito ragazzi, fuori. Dado, ma io sono passato da motore alto a piedi per arrivare al reattore, io non ho incrociato Dado. E non ha, cioè, quindi Dado non so come si è tirato in caffetteria passando da non è che l'ingegnere semplicemente. Da reattore. A no, perché ripeto, Samu, cosa avete votato? Te ho votato, Dado. Dai, votati Dado. Vota, ora spiego vota. Meglio la call agli altri. Niente. Allora prova okay. Un attimo. Oh, i due impostori che mi votano perché Dedo mi ha accusato. Bene. Stai facendo il di più, Axel. Ah, ok, capisco. Hai tirato un D20. Porcaccia la madò. No. Wow. Axel, vota te. Come se cambiasse qualcosa. No, ragazzi. Dado, piano, Calmo, Oh, no, calmo piano. Da. La trollata Ma mi hai fatto la kill veloce più papam nei denti. Cioè, ero appena arrivato a fare il mio memory e... Allora, calcola che volevo stabbare qualcuno in telecamere. Poi però sei arrivato tu, ho detto, perché muoversi? Perché no? Posso farlo. Perché ma no? Sai, ero lì tranquillo. Io stavo correndo. Ho detto, minghia, E poi sono morto. Samu, che cazzo fai, Samu? Aspetta un attimo. Ma c'era quello fermo lì. Ma Cristo. Dov'eri Attilio adesso? Dov'eri? Davanti a te era Axel quello morfato. Dov'eri Axel? Ah, interessante. Ah, poi... la gag del microfono? La gag del microfono. Per far passare il tempo? Abbiamo trovato subito Attilio. Vedi? Vabbè, Axel. Che cosa? Dove? Cosa? Che cosa è successo? E cosa sarà mai successo, Axel? Non lo so. Vedi un po'. Io ho salvato il game prima, quindi direi che manca solo Axel, va bene, no? Va bene, fuori Axel, giusto. No, sono perché ho contato uno in più, niente. Fuori Axel. E abbiamo perso il Rattiglio, mamma mia. Mamma mia, cioè vi siete bravi, davanti Samu a Samu, c'eravamo io, Samu e Axel davanti al corpo morto. Godo! Mamma mia. Non aspettavo arrivasse Samu, merda. Axel, ma, Axel, scusami un attimo. Se tu ti autovotavi nel turno in cui Camper l'ha accusato, avevamo vinto. Noi siamo stati vicini abbastanza tanto Dado, tempo l'ho azzeccata la cosa, no? Tipo... Dado, ma era sì, dato, sì, l'hai azzeccata, ma potevo dirti qualsiasi io, cosa. Io, Axel e Deidara eravamo vicini tipo per i primi 20 secondi. Ma perché tu non mi avevi visto, Dado, e io non ho riportato il cadavere di Leo, e quindi tu non sapevi non dove... c'era proprio l'idea del morto. No, io ero nascosto nella botola e stavo facendo su e giù per vedere... non mi hai montato tutto il game. Ah, ok. Non sapevo da dove minchia eri arrivato, quindi non sapevo se eri passato da sopra o da sotto, quindi ho sparato la caffetteria che era abbastanza lontana. Comunque Attilio, io sto cercando di comprarmi il tuo favore da impostore. È il cagnolino che porta male, l'ho tolto. Ah sì, io stavo guardando il Milan, Axel. Ero già pronto a darti 5 euro, cioè assurdo. Leo, vieni qua. Gol del Milan. Sì, grande gol tra l'altro. E doppio infortunio del Napoli o doppio cambio perché sì? Perché il calcio non importa. Vabbè, scusate, ricominciamo. E Napoli infortuna si gode. Ne parliamo facciamo tribuna. Among Us! Non mi ammazzate, sono una girl adesso. Bertra, ti rovescio il collo, porco dinci. Yeah, c'è cretino. Stupido, 1v1 CS. Oh. Ciao. E che cazzo ci faccio questa cosa? Non ho compreso. Oh no, dead. The bro is dead. Che faccio? Riporto già? Vabbè, riporto loro.
Ma questo dove cazzo è morto? Dentro il muro? Esatto, infatti io ho girato l'angolo in admin e ho detto report. Ha avuto degli screzzi con la mafia? Potrebbero aver ucciso dentro, la botola e quindi si bugga. Chi è più al sud di tutti? Io. Napoli. Io. A posto. Io Napoli davvero. Attilio votato. De Dara di Foggia, eh? Attenzione. Votato De Dara. De Dara è sì, sì, perché ha fatto una task con me. Io devo fare una domanda, ma i ruoli dei crewmate quali sono? Scienziato e ingegnere. Se sono scritti in rosso sei l'assassino. E poi c'è anche l'angelo custode. Grazie. E che cazzo deve fare lo scienziato? Guardare i vitals. Non è vero, è curiosità, falsa. Immagino. Sì, sì, pura curiosità. Pura curiosità, allora, dire una cosa. Per pura curiosità, Rage dei Dara safe. Rage dei Dara per pura safe. Curiosità, Totta, in basso a destra, lo scienziato ha un tablet che può aprire massimo per 3 secondi, poi si scarica, dove vedi che tutti sono vivi e chi è morto. Forse devi ricaricarlo. Devi ricaricarlo sì, okay. Con le tasche. Per curiosità, se uno vede che è morto, che fa? Lo reporta? Chiama non puoi, però sai che è morto. Mentre che vedi che è morto e c'è l'autoreport, sai che è... Cioè, allora, tu sai che uno è morto. Sempre per curiosità, come funziona l'impostore? Allora, c'è un tasto da fare kill. Dai, basta, per tempo. Una domanda seria. Vai. Ma c'è massimo uno scienziato per game? Due. Sì. Due scienziati e un ingegnere. Posto. Ah, ok. Ah, allora, già mi sta andando scienziati. Dove è stato trovato il cadavere? È importante. Si vuota lo scienziato. Non serve. Domanda, dunque, ma sempre per curiosità. Cadavere, sempre per curiosità, sono l'unico che ha mutato le storie di Axel su Instagram perché le trovava un po' troppo depresse? Non sei l'unico. Chiedevo sempre un po' curiosità. Allora, io posso dire che Leo non grande meeting. Io posso dire l'impostore... che Leo non ha fatto questa kill. Ah, raga, ma c'era il meeting? Io mi stavo mal cagando tantissimo. L'impostore è uno tra Bertra, Leo, Attilio, Axel, Camper. Votate me, sì, grazie. No, ragazzi, va bene mutare Axel, ma non uccidetelo. Vabbè, insomma, io non ho capito a che cazzo serve sto scienziato comunque, cioè, sincero, tutto sto bordello per cosa alla fine? C'è un po' fangazzo, praticamente. È assolutamente inutile il bro. Ma che cazzo fai di vedere chi è vivo e chi è morto, cioè... Non mi cambia assolutamente nulla. Mi dite, vi prego, qualche strategia su come utilizzare questo ruolo, perché cioè, probabilmente sono io che non so giocare. Axel e Rage defunti. Qua non ci sono né Axel né Rage. Allora, beh, come faccio? Sono entrato in Electrical e ho visto il simbolino del report e non ci ho pensato due volte a reportarlo al buio. Fermi. Quindi non sappiamo se è la doppia o meno? No, ciao. Fermi tutti. Qua c'è un grande discrimine. Perché in questo momento c'era un orgione. Eravamo in quattro, ossia io, Cocco, Bertra. Totta e Spawn. In navigation sì. Che facevamo sesso. Mi hai visto anche a me, stavo dietro Spawn. De Dara c'era. Ripeti. Allora eravamo in cinque. Cocco. Eravamo in cinque. No, io non avanzano. C'ero. Leo c'era, Camper. Leo c'era. Io ho visto solo Cocco Bertra c'era e... a destra, ragazzi. No, giro sinistra io. Io ho visto solo Bertra e Rosa. E c'era il Spawn. Mostro di voi. Ti ricordi Cocco? Spawn. Sì, c'era sì, Cocco ha fatto una... Non è rimasto lì con noi, ma non è arrivato in tempo in Electric a far la kill. Era Morphling. Io non ero lì. Dov'eri Cocco? In elettrica. Ma ti stai trollando? Sì. No, ma davvero? Cosa? Dai, forza. Gli impostori sono tra Leo, Andrea e Dado. Io ero talmente a destra per i cazzi miei, quindi proprio non c'ero lì. Noi eravamo a destra, Leo. Scusami, Giova. Allora, quante eri, Andrea? Dove eri? Quante persone sono morte in questo round? Solo una? Due. Axel e Rage. Due. Ah, io ne conto tre. Ok. Dove eri? Ma io ero da solo. Ero in un corridoio. Ero nel corridoio. No, quello che collega il shield a navigation. Io in niente perché ho tolto tutti i vestiti. Ragazzi, se tanto voi eravate tutti da una parte, io reporto chiamo tutti cadavere, e tre. Rimangono fuori Camper e Leo. Camper, Leo e Dado, li chiamo tutti. Chi è l'ingegnere? Io.
Sarà Bertra. Detto? Bertra. Chi ha detto io? L'ingegnere. Ma Cocco è pure il medico. Cocco vi sta trollando all'inizio della partita. Non dovete ascoltarlo. Ok, allora io voto Dado. Ma basta averlo nel cervello. Non Dado, no. Dado? Non sbagliamo però. Io voto Dado. Non tira ad alta voce le robe. Molto bene. La prossima votazione facciamo le decenti. Ok, bella. Chi vede, vede. Chi non vede, no. Vabbè, era Leo comunque. Era palese Leo, secondo me. Cioè, ora ripensandoci, era proprio in modo abbastanza palese Leo. Io torno in nave perché devo fare un botto di roba. Me ne fotto delle luci, sinceramente. Me ne fotto abbastanza. Cosa c'è? Qualche infamotto? Non ci sta nessun infamotto. Al momento, mi pare di notare. Oh, porca trota. Che devo fare pure queste, minchia. Ok. Cioè, nessuna killetta. Well! Bello cattivo ha fatto fuori Cocco. C'erano due Attilio. Ha intato. Ho intato. Però mi ricordo che c'erano. Ha intato grossissimo. Io, sì. Spawn e te eravamo lì. Mancano... Attilio anche. Perché ah, c'erano i pallini. Ce n'erano due Attilio. Erano esatto. Tutti i pallini, sì. Tutti in elettrica i pallini. Tranne me che ero in pallini di admin. Ma hai visto fermi che erano tutti in elettrica, allora... perché eri morfato? Fermi, in fermi, raga. No, perché ero i panni di admin e Berta può confermare che mi ha lasciato là. Andrea, silenzio in aula, grazie. Allora, io, Leo, Giovanni Cocco e Attilio non siamo. Anche Cocco e Deidara. E anche Cocco e Deidara. Avanza di nuovo Dado, però, ragazzi, avanza Dado, Camper e Totta. Totta, secondo me, Totta me la tolgo. Berta, chi altro c'era con te? Io, Giovanni... Attilio e Leo. Perché io letteralmente ho aperto Vitals e ho detto: ah, ok, non è morto nessuno. Li ho chiusi ed è partito. Vabbè, Totta, me l'ha ucciso davanti. Attilio si è portato davanti a noi. Ah, okay, ragazzi, okay. Ragazzi, vabbè, è una cazzata. Buttiamo prima camper e primo Dado. Basta. È una cazzata. Prima quella Dado che dice e poi camper. Ma può confermarlo pure Bertra, che era in pallini di armi. Tutto il tempo sono rimasto. Ma là. Lo eri 20 minuti voi fa. Non... Sono... Ma non avete ma non avete manco riparato le luci. Siete stati lì tutto il tempo a cazzeggiare. Io ero in electrical. Ok, Andrea. Dopo questa è Andrea. Di brutto. Non posso negarlo. Andrea, sì, però l'altro da capire chi è. Ragazzi, o è Dado o è Leo, non io, c'è troppo. Io vi dico, io ma vi dico che sto facendo un sacco di cazzate, però mi sono fatto meglio. Non essere con questa. Noi da impostore, okay. Dai, dai. Finiamo il round. Aspetta che abbiamo votato Dado o Camper? Camper. Dado. Il prossimo sei tu, Leo. Okay, Dado non c'è. Tranquillo, tranquillo, ti ammazzo in tempo che mi voti. Ragazzi, se volete votarmi, peggio per voi, ma ne manca ancora uno. Certo, ma infatti io non ti voglio votare. Vetra. Io arrivo, Dado, tranquillo. Ok, l'altro è palese Leo comunque. L'altro è palesissimo Leo. Ma proprio palese, cioè io me lo sento. Tant'è che ora mi ucciderà. Io lo percepisco. Ok, ora devo finire di fare questa cosa. E poi devo vedere i vitals. Dai! Ma che cazzo? Sono andati tutti tranne uno. Facendola da due ore fermo poi. No, io mi fido del mio bro Attilio. Ora pari di questa muore comunque. Dai, minchia Dado c'era pure in questa partita. Me l'ero completamente dimenticato. Che è di là ossigeno. L'ossigeno. Dove devo andare? Ok. Oh no. Ok.
tutti vivi. Dove cazzo stanno? Cocco, stai Reggio. Zitto, battaccia il cazzo. L'ho trovato davanti, l'ho trovato in Mad Bay. Bertra, tu da dove cazzo sei? Tu eri sei arrivato da me a fissare in ossigeno. Oh, raga, io sto ventando da inizio game, raga. Buongiorno a tutti. Hanno un cooldown l'event. Sì. Vabbè, niente. Io ho fissato ossigeno alto da solo, poi è arrivato Bertra, sono arrivato. Ragazzi, mi dico una cosa. Il cadavere dov'era? Vado a sinistra, c'è... Il cadavere dov'era? Mad Bay. Allora, ragazzi, continuiamo con Leo. Dal primo round sono fatta doppia e, non, e queste persone... Ma io adesso ero uscito da elettrica, ero tranquillo. Spon, ti dico una roba. Io sono stato tutto il tempo in telecamere perché ho tipo finito le task praticamente all'inizio. E ti giuro, ho visto tutti. Ho visto pure Totta che è passata nel corridoio vicino a Mad Bay, ma non c'è entrata. Ho visto chiunque, ma l'unico che non ho visto non è proprio il signor Leo. Fermi. L'unico che non hai visto è Leo. Fermi. Ma Leo è l'assassino dal primo round. Io adesso ero in elettrica. Perché sono ancora vivo? Avete buttato giù Andrea. Perché anche Andrea è l'assassino. Andrea e Leo? Ma porco Giuda. E Dado che c'entrava in tutto questo? Perché, ma Dado, perché l'hanno voluto incriminare perché ha riportato la doppia. Vabbè, autovoto, non fa niente l'altro. Grande. Sei bravissimo, Leo. Sì. Posso pagarti di più per all'inizio è stato troppo forte. No, ma Dado, sei troppo intelligente. Troppo Dado, intelligente. No! Ma? Porca trottola. Oh! Porca trottola, mi sta incazzando. Siamo solo noi quattro. No, siamo in cinque. Vediamo se riporta qualcosa. Dai, 5, 4, 3, 2, 1. Minchia. Pronto? Vai. Ma... No, non sono stato salvato dal suono della campanella, vero? Dici Dado. Dici niente, Dado. Niente, io ho collato il pulsante, mica ho trovato il cadavere. Ah beh. Dígame. Che è morto? Il cadavere è morto quando c'erano le luci spente. Vabbè. Ok. Allora... Io l'ultima volta che ho lasciato Bertra con qualcuno era insieme a Totta, però non so dove cazzo è morto il cadavere, perché... io Totta ha virato alla fine per provare a ammazzarmi, secondo me, ma poi ha chiamato il bottone. Zero. Cioè, Totta sta facendo la 200 QI call, ma per cui... Ma non so fare il medico, come ma si fa il... Ma scienziato, poi, non il medico. Sì, scienziato, medico. Tra l'altro manca una task, comunque, se volete. Io l'ho finita. In ogni caso, io voglio dire... che mi avete detto che se io vedo i vital... Mancano le mie task, ragazzi. Se i vital... Ma fanne una! Mi avete detto che se Andrea, i vitals... sei l'impostore tu. Oh, mi fate parlare, porca troia! L'ho deciso. Mi avete detto che se i vitals sono tutti pieni, ok? E quindi non è morto nessuno. Chiudi i vitals e qualcuno reporta, quella persona
è il... Ma ha fatto il bottone lui. Giusto? Sì. No, è il tipo sì, che ha killato, giusto? Sì, ma lui non allora ha visto il cadavere. E allora è Attilio. Perché? Perché è la persona che al round prima che ha fatto la call. Subito dopo che io avevo visto Ivata al piene. Oh no. No, il cadavere no. Cioè, io che c'entro adesso in tutto questo, con tutto il bene? Non lo so, ti ho esplicato il ragionamento in modo abbastanza lineare. Ma l'ho trovato. Il cadavere di prima l'ho trovato, uno, dopo che te sei arrivato da sinistra in mezzo. Ah, mo' è colpa mia, va bene, ok, aperte. Dai. Probabilmente mi manca una task comunque, tranquilli, la vinciamo di task. Vabbè, proviamo a vincerla di task, enjoy, io non so più cosa. Se l'assassino camper deve finire task, le finisca. No, non le finire. Non hai capito, Spawn, che sono il tuo tormento da fantasma. Grazie dello scudino. Ah no, non sei morto per primo. Vabbè, Attilio, mi mancano due tasche, sono palese, io ragazzi. Sei un lupacchiotto. Sono io che mi mancano due tasche. Ma io ti ho votato per una motivazione. Ma anch'io allora. Ok. Il bro non mi ha votato assolutamente per una motivazione. E ora secondo me mi uccide pure. Così a screzio. Per fare il pazzo mi uccide. Ma io l'ho fatte tutte le tasche, vero? Quindi che cazzo faccio? Nulla. Vado giù di qua. E mi piazzo qua in admin. E vedo che c'è sta una persona che è inventata in Mustang Shields. Porca troia, dove andate? Ok. Vediamo le due persone che stanno di qua. Attilio e Dado. Attilio palese, raga, Attilio palese! Si è fottutamente teletrasportato con le botole! Si è teletrasportato con le botole, l'ho visto! L'ho visto! L'ho visto! Risolvete la crisi, chi altro c'è con me? Risolvete la crisi, devo chiamare l'emergency! Di Dio, ragazzi, no vabbè, io vi giuro siete inutili, vi giuro, chi siete voi due, siete no ragazzi, no, sono incazzata nera. Buonasera, raga, io non so cosa dirvi, non vi siete terribili. Buonasera. Io voglio sapere che cosa stavano facendo gli altri due che non sono andati ad aggiustare, ragazzi, questa merda di luci. Ragazzi, la mia task durava un minuto intero. Giovanni, non devi stare lì davanti, porca puttana. Finché c'è la crisi non puoi vincere di task, Giova. Troia, io non ho parole. Giova, che è andata a date morte. Raga, io sapevo che ti chiudo le porte. Io stavo lì aspettando che questo bottone di merda si attivasse per se vuoi, lì, uno lì. Se vuoi ti spiego il mio game. Io mi sono sempre trasformato in Attilio da cioè mi morfavo in Attilio apposta per dargli tra virgolette una sorta di alibi. E ha funzionato perché non avete mai nominato Attilio. Perfetto, è arrivato tutto dal nulla. Io il round prima di morire l'avevo pensato, poi sono morto e non ho potuto dire. A me ha fatto ridere perché ma io infatti ti ho sgozzato all'istante perché ho detto questo. E poi da fantasma ho chiuso tutte le porte a chi doveva fare le task. Sì, era l'unica giusta, ma io però non ho parole. Andrea, le tue call, no, ero in admin, era troppo. Ma io ero spacciato, spacciato. Sì, Bertra, sì, io ero spacciato. L'unica cosa che potevo fare era trasformarmi in Attilio e dargli un alibi. Allora, posso dire che non potevo fare altro. Attilio se l'è giocata tranquillissima per i tre round che hanno inseguito me e hanno cercato di incolparmi. Sì. E poi è stato molto bello, mi è piaciuto. Posso dire che la call di Totta era perfetta se la faceva il round giusto? Sì, giusto, avevate vinto. Vabbè, ed era pure vinta se a sto giro la gente andava ad accendere quelle cazzo di luci. Sì. Anche tu, Totta, eri inclusa anche tu. Tranquilla, no, non era inclusa perché io volevo prendere il bottone dell'emergency. Colpa mia. Vabbè, fra tutti e due, se tanto c'hai, sono 20 secondi di cooldown, fai rimetti a posto le luci e vai. No, Totta, eravate in due. Dato e morto subito. Erano in due anche prima che morisse Dado, perché c'era Giovanni insieme. Non so se hai bestemmiato per le mie porte o meno, perché ti facevo io di control. Sentirai poi l'audio quando te lo mando. Facciamo l'ultima. Vabbè ragazzi, io no, devo staccare, mi spiucci. Beh, siamo comunque in 10. Mi si è spenta la telecamera, quindi ho finito la memoria, quindi ultima e poi chiudiamo direttamente. Come volete? Io sto anche il Milan, Io sono casatissimo, potrei anche guardare Milan.
È il momento di farsi una COD gamerata veloce. È il momento di sparare. No, 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 io devo andare ancora a cena. Non faccio una COD gamerata proprio mai. Lo facciamo un altro giorno, la COD gamerata. Allora. Ora, tutto aperto, non dirà che chiudiamo. Comunque, sponsor sì, mi deludi. Faccio una cosa, amici. Faccio tre impostori. Ragazzi, buona serata. Ciao. 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 Ringrazio tutte le sub, ragazzi. Sono arrabbiatissimo. Allora. Aveva fatto molto ridere l'ultimo round in cui mi avete dato la colpa. Ho fatto, ok, ora me la gioco da impostore. Tipo, quello in cui tu hai fatto, lei non è da nessuna parte, era lui. Mi sono nascosto in alto a sinistra, dietro il motore per aspettare che incolpassero per poi dire, ero in elettrica. Vabbè, allora, ringrazio Uomo Brando per la sub, Derisomi per la sub, Bruno per la sub, Luigi per la sub, Fede per la sub, Michele di nuovo per il ride, mio fratello, bella, Joe Impa, grazie per la sub, FN Clap Your Dad, grazie per la sub, Lisa Cologno, grazie per la sub, Ciglia, no, già Lisa ti ho ringraziato, Gova Bello, grazie per la sub, allora. Denise Napoleoni, grazie per la sub, Mattia 999967, grazie per la sub, Alex Rex 24G, grazie per 24 mesi, 14, scusami, Mal, grazie per 32 mesi, GKS, Eric Bini, grazie per 2 mesi, Iron Dark, grazie per Prime, Bedu, grazie per Prime, Saviano, grazie per Prime, Stirpe, grazie Madonna, per 6 quanti? Mesi, Enderfox, grazie per 13 mesi, Tizio a caso, grazie per 5 mesi, Daria, grazie per 2 mesi, Human, grazie per 10 mesi, Red Raxer, grazie per 16 mesi. Ok, ok. Comunque all'inizio volevo fare la call, Bertra, e addirittura al contrario, cioè quando ho visto che stavi bottolando davanti a me Camper e un altro, ho detto, ok, se Camper muore o Camper e fa ad esempio è l'impostore, faccio finta che Bertra me ne ha ucciso uno davanti e faceva finta di essere l'ingegnere. Volevo giocarmela proprio lato questa. Comunque però ho detto, poi è andata. Sbagli, sono tiltatissimo che nessuno abbia finito le task nelle 250 comunque ore. Comunque è Camper che ci mette un po'. Io le finisco a un quarto del game, praticamente. Eh? Amore, era l'impostore. Ah, no, no, vabbè. Però in tutte le altre era Camper che ci metteva. È stato Giovanni che ci ha messo 6 mesi. Che ha tenuto per ultimo quella che dura un minuto. Porca di una allora, troia. Tota, ti dico i vari, come si dice, i vari pick da metagame che non si possono usare, però ci sono, li sappiamo, che sono... Se inizia il gioco e si chiudono le porte subito di caffetteria, o è Rage, Camper, Spawn, io o Bertra. Sì, uno di questi cinque. Se Andrea ti segue ma non fa niente, è sospetto ma è buono, perché non sta facendo le task, sta indagando sugli altri. Se invece inizia ad andare in giro e fingere le task, è impostore. Se Andrea invece diventa stranamente aggressivo durante gli meeting, cioè più del dovuto, è impostore secco. Lui o sta zitto o dice le cose. Ci sono un po' di metagame da giocare. Se invece non ragiona e ti dice no, sei tu, è impostore, 9 su 10. Beh, non è vero. Prima l'ha fatto senza ragionare, non era l'impostore, anzi stava scagionando me da impostore. Posso dire che il primo round in cui Andrea ti sacrifica malissimo, che c'ero anch'io impostore è stato, dentro, mi ha fatto soffrire. Io ho riso tantissimo perché ho capito cosa stava succedendo e ho fatto no, Andrea sta proprio sacrificando totta, l'ho vista. Ma tanto contro impostori era sbagliatissimo. Ah, sì, così era un po' troppo. Impossibile. Allora, io c'ho una bella clip con Bertrand, che devo poi quando uscirà il video me la metto da parte, in cui ci sono io alle telecamere, quando tu eri impostore, che faccio? Tot è lì, Andrea, Giovanni, Cocco, Rage, Dado. Ah sì? Faccio, mi manca solo Bertrand, pam, a coltellato. Beh, a me quando mi ha raidato Michele è stato emozionante, sinceramente. E comunque, vai. Snake, scusatemi, questa e poi chiudo la live, però questa è una cosa importante perché non voglio che la gente si faccia strane idee. Sbaglio o gli shorts di YouTube pagano abbastanza bene? Allora, tantissimo. Ora ti faccio vedere Amichetti Gaming quanti soldi ha fatto con gli shorts. No, penso, ma che giusto un milione di visual di short sia tipo 1,50€. Allora, posso andare su Revenue, Analytics... Sì, esiste entrate... il fondo di YouTube Shorts, ma non si ma sa bene quello chi li diano. Quello di TikTok, è allora, come quello di TikTok. Ok, ragazzi, pronti? Allora, in chat, piccolo giochino veloce. Amichetti dice Gaming, negli ultimi 28 giorni, ha fatto 670.000 visual, solo di shorts. Solo di shorts. Indovinate le entrate stimate, quindi quasi 700k visual, indovinate le entrate. Ora ovviamente sparate basso perché ve l'abbiamo intata. Io sparo un 12,30€. Io non sparo perché ce l'ho davanti agli occhi. Ah, ok.
Okay. Vai, quanto? Okay. 500 euro dice Nick Face. Ciao, se magari una, esattamente mi fa ridere Eldin, un caffè del sud però. Entrate stimate per 670.000 visualizzazioni, 12 euro e 84 centesimi. Ho sbagliato di 50 centesimi. Wow. Wow. Ragazzi, sì, e noi mettiamo su gaming due shorts al giorno, eh. Sono un bordello, sono tantissimi. Chi è che stava, guardavo, non mi ricordo l'altro giorno, forse Bob o qualcuno che era in uno short che fa con gli short è veramente difficile guadagnare, sono pochi creator che riescono a vivere solo di short. E vado, quali? Di cazzo è che riesce a vivere solo di short? Ma ci saranno quelli che fanno 2 milioni di views a short. No, ma dai, non ti fa nulla, non ti fa nulla. No, no, non vivi, ma vivi di vuol dire che fai 36 euro. Sì, io mi ricordo che Ale Pellizzoni mi aveva fatto vedere che lui aveva tipo ogni mese una roba come 15 milioni di views al canale e non arrivava a 100 euro praticamente. Sì, sì, non serve a niente. Vabbè, niente, comunque, fatta questo piccolo excursus su dove guadagnano le persone, vi saluto e noi ci vediamo domani. Facciamo 4 ore di The Forest. E lo finiamo. No, aspetta, quanto è vero domani? Iddio. Se lo finiamo The Forest prima delle 4 ore, finiamo lì la live. Sì, ce lo meritiamo dopo 4 ore di The Forest. Sì, sì. E poi sì, ragazzi, mi raccomando, giovedì dalle 11 di mattina alle 11 di sera siamo in live. 12 ore di maratona su Avanilletti, quindi preparatevi le sub, buongiorno, preparatevi i bittini e Brae...